les commentaires. Ah voilà, l'enregistrement le, a commencé, donc tout va bien. Faire donc, confiance. <laughs> non, parce que là, on est, on est sollicité par euh, les messages. les Donc, voilà, on, on a bien euh, s'être exercé au multitasking euh, pendant ces mois de confinement, mais voilà, parfois on oublie. Donc, merci pour cette invitation. Euh, merci Simona pour la, pour la présentation. Euh, je vais partager mon écran. Si j'y arrive, il faut que j'arrive surtout. Est-ce que vous voyez Non. Est-ce que vous voyez ma présentation Oui. Yes. Oui. Ah, attendez, parce qu'en plus, je ne voulais pas que ce soit. Attendez hein, deux secondes. Je préférais que ce soit. Alors, je précise. Euh... En tant que. que C'est bon Vous l'avez là Est-ce que se oui. déroule si je, si je. Oui, ça déroule Oui. Ok, très bien. Alors, euh, merci pour cette euh, présentation. Oui, je sais, mais j'ai un peu peur de. Alors, attendez. Présentation, défilement continu. Ouais, voilà. c'était déjà. Est-ce bon. Est que grandir un peu là. Pourquoi ça fait... J'ai mis des films en continu. Alors pourquoi ça marche pas, je sais pas. tu fais diaporama. Si tu fais diaporama. Plus bas. Oui. Voilà. C'est okay. bon? Ok, allora um, sono bilingue, ma uh, probabilmente proprio perché sono bilingue l'informazione sulle, sulle slide nella lingua nella quale non avremmo parlato non mi è arrivata. Quindi io cercherò di improvvisare con una doppia uh, presentazione. Uh, et chercherai aussi de rester dans les 20 minutes, je le ferai, je promets, et uh, Simona, ferme-moi dans le cas où je uh, ne respecterais pas ce temps. Alors merci beaucoup uh, de ce temps accordé, um, je vais essayer de moi-même uh, anticiper et uh, mener le, ma présentation uh, dans les deux langues. Euh, je vais surtout euh, commencer par dire que je vais élargir euh, donc le dialogue Italie-France euh, puisque je vais introduire, euh, disons le, la ville de laquelle je vous parle actuellement, donc Bruxelles, donc la Belgique, et puis euh, où je suis en train de vivre cette, cette deuxième phase de la pandémie euh, et puis aussi des réflexions qui me viennent de mon expérience plutôt espagnole puisque c'est là où j'ai été confinée. Pendant le premier, euh, enfin le lockdown véritable, le premier confinement. Euh, donc j'ai élargi un peu la perspective euh, France-Italie avec euh, cette échelle européenne de réflexion qui est aussi effectivement qui, qui est aussi euh, un peu qui correspond à ma géographie euh, biographique euh, puisque c'est ces quatre pays euh, qui, qui, qui qui composent mon quotidien d'habitude et donc ça permet de dire aussi que je trouve que c'est tout toutes ces réflexions. Alors, je suis anthropologue à la base, donc ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de me suivre sur un terrain de réflexion qui est bien évidemment en cours. Mais euh, ce qui m'intéresse de, de remarquer, c'est aussi que les réflexions qu'on peut faire aujourd'hui sur cette, euh, cet espace public en transformation, sur les espaces de vie, euh, finalement, euh, on les fait aussi en réfléchissant à tous les lieux qui nous sont inaccessibles en ce moment donc euh, en particulier dans, ma, dans mon élaboration de cette réflexion je crois avoir en tête aussi tous les lieux auxquels je ne peux pas accéder je ne peux plus accéder ou en tout cas cette échelle de mobilité qui est la mienne en temps normal qui a été fortement euh, limitée et je ne suis pas bien sûr la seule dans cet état puisqu'effectivement notre mobilité, notre liberté de mobilité euh, a été euh, un des. Euh, enfin, la, la, la limitation de la mobilité a, a été une des mesures sanitaires euh, prises pendant ce, 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 cette époque et qui est toujours en vigueur dans cette épidémie. Uh, dunque, cercherò di allar allora, allargo uh, diciamo, l'orizzonte di dibattito perché introduco sia il Belgio uh, in questo dialogo franco-italiano, sia il Belgio perché è il paese da cui vi parlo, in cui vivo attualmente, in cui sto vivendo questa fase uh, pandemica, diciamo uh, capitolo 2, eh, e la Spagna perché è dove ho vissuto il primo confinamento di tre mesi, assolutamente drastico per quelli che conoscono un po' la situazione spagnola all'epoca eh, e eh, mi permette di eh, questa introduzione di questi altri due paesi mi permette di mh, fare una riflessione di condividere con voi questa riflessione eh, etnografica insomma visto che sono antropolo antropologa eh, sul vissuto eh, di molte persone che è quella che eh, queste riflessioni che possiamo avere oggi sulla trasformazione dello spazio pubblico si uh, fondano anche sull'esperienza uh, che non c'è permessa di molti spazi e quindi si include nella mia riflessione non solo gli spazi praticati e che vedrete uh, fotografati um, uh, nelle slide successive, uh, ma anche quelli che ci sono inaccessibili proprio perché la mobilità è una, la libertà di mobilità uh, è una di, de, delle misure di sicurezza sanitaria che è stata presa in molti paesi e che quindi riduce. Di fatto, uh, una possibilità di movimento tra un paese e l'altro, spazi, spazi che non sono più accessibili, eccetera. Um, dunque, quello che farò è mettere l'accento sulle trasformazioni materiali dello spazio pubblico e la loro connessione a, a, social, alla socialità pubblica la, eh, e all'evoluzione delle pratiche degli spazi pubblici eh, in, in questo periodo, sapendo che per me questo periodo include una fascia più larga che un lockdown uh, introvertito, diciamo, per riprendere dei termini usati questa mattina, uh, per prendere appunto il periodo pandemico nel quale siamo ancora. Quindi, voglio mettere l'accento soprattutto sulla sur questione della trasformazione materiale dell'espace e le loro impatti sulle sociabilità pubbliche con evoluzione o trasformazione. en prenant comme séquence d'analyse non pas euh, le lockdown proprement parlé, mais plutôt le confinement proprement parlé, mais plutôt cet état euh, d'urgence pandémique qui est toujours en, co en cours. Donc euh, la première image que vous voyez est sûrement banale désormais. Euh, il y en aura pas mal euh, d'images banales qui défileront. Euh, Uh, Sui vostri occhi e che sono le fruit de ma collecte uh, ici a, a, a Bruxelles. Uh, si tratta ormai di immagini assolutamente banali, quelle che vi, vi propongo, ma proprio per la ba loro banalità meritano di uh, dare loro una certa attenzione. Sono delle foto che ho fatto qui a Bruxelles uh, e che rivelano, uh, in un certo senso, uh, i nuovi. Uh, modi, le, les nouvelles règles de présence dans le public, les nouvelles règles d'interaction dans uh, ces espaces. Donc, bien évidemment, il s'agit d'images assez banales, mais qui sur lesquelles je vous propose de, 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 de porter une certaine attention. Uh, ce sont les images qui euh, manifestent, en fait, les, les, les transformations uh, dans l'usage dans légitime de l'espace public et dans notre présence légitime dans l'espace euh, pub public c'est un ensemble de dispositifs en fait euh, euh, qui équipent à la fois euh, les corps ou l'espace donc masque, distance, règle de distance et euh, plexiglas, euh, et qui nous raconte euh, quelque chose qui, c'est un peu ça l'objectif aussi de, de mon intervention, quelque chose qui a l'air de disparaître petit à petit, c'est-à-dire euh, nou leur nouveauté. Hein? Euh, donc cette première euh, phase de, de, de mon intervention et ces images. Et, Scusate, questa prima parte del, del, del mio intervento, e queste immagini, eh, eh, vorrebbero farci riflettere con un po' più at di attenzione su tutte queste nuove regole d'uso e, e di interazione nello spazio pubblico. Maschere, la distanza regle, eh, di un metro e cinquanta o di due metri a seconda e il plexiglass sono da considerare come dei dispositivi che, eh, eh, oddio, equip. Che ehm, equipaggiano il corpo eh, e, eh, e lo spazio eh, in modo da permetterci di continuare a usare lo spazio pubblico, eh, di continuare ad avere dei momenti di socializzazione, però con certe eh, regole. Alors, il s'agit de dispositifs qui nous permettent, en fait, de continuer à utiliser l'espace public, nonobstant la circulation de, du, du virus. Euh, la question est de savoir qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y a vraiment de nouveau dans tout ça, qu qu'est-ce qu qui va changer dans le futur, euh, et on le verra par, par la suite. Alors, l'autre image que j'aimerais bien vous, vous proposer, elle concerne plutôt cette présence presque banale en tout cas elle nous ramène à la banalité de cette présence qui est cette image là peut-être que vous la reconnaissez il y en a eu plusieurs euh, pendant euh, la toute première partie en fait de la pandémie puisque c'est euh, les manifestations en réaction, à la mort de Frank Lloyd et, euh, euh, et de toutes ces euh, initiatives et de toutes ces euh, manifestations qui euh, essayent, de, enfin, qui, 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 qui du coup, celle-ci était la première, mais il y en a eu plusieurs en ce temps pandémique. Donc euh, pour moi, c'est important aussi de ne pas oublier que la rue et notre présence du corps dans la rue est aussi, dans l'espace public, est, est, est liée à l'action politique. Euh, alors la première fois que j'ai vu ces images, je me suis rendu compte que il euh, y avait, elles avaient un, une forme de à la fois de capacité à nous connecter et à nous à nous à nous rappeler qu'on fait partie du même finalement corps social de cette de, ce, de cette euh, espèce humaine, hein, toutes euh, affectées par cette euh, même euh, pandémie et en même temps euh, finalement nous renvoie à euh, ces différences de situations sociopolitiques euh, qui, qui, qui demandent en fait à certains de ne pas rester chez eux mais de continuer à lutter et donc de revendiquer cette, cette, ce rôle fondamental d'espace public qui est ce, celui de, de la lutte aussi euh, donc là c'est le Myanmar qui était la, la dernière en, 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 disons, en termes de, de temporalité donc Uh, L'espace public a, a, a progressivement été du coup uh, lieu de... Ah, est-ce que je dois faire la traduction là Oui, j'ai fait surtout un gros passage en, en français. Alors, brièvement, ce uh, qui m'a intéressé de ces images, parce que je les partage, c'était important pour moi... Ricordarsi anche che uh, queste immagini uh, di, di situazioni di lotta politica rinviano, uh, ci rinviano all'idea di spazio, al, al, al carattere fondamentale di spazio pubblico come spazio di, di manifestazione, e allo stesso tempo questa presenza costante nei tre casi. Uh, quindi Myanmar, uh, Thailandia e uh, Stati Uniti e Brasile di, uh, di uh, questi manifestanti che uh, tutti mascherati rinviano sia alla situazione politica locale che a questa appartenenza a una stessa specie uh, affetta in modo, uh, in modo uh, globale da questo, da questo virus. Um, e poi passavo a quest'altra immagine che è una sintesi di varie eh, immagini che, alle quali appunto ormai siamo completamente abituati, queste, queste, questa infografia che ci, che ci, questa segnaletica che ci, che ci richiama all'ordine eh, delle distanze, ai regolamenti d'uso dello spazio. Eh, quindi qua si, si tratta della distanza, eh, ma è anche lo spazio pubblico stesso che diventa supporto di eh, iscrizioni, eh, di regolamentazioni sul, sul, sul flusso, eh, sulla direzione, eh, sul senso di... Sì, il senso de sì, sens marche. Quindi non solo l'espace pubblico ha cominciato a essere... À être lieu d'inscription de, de ces signalétiques qui nous rappellent à l'ordre sur les questions de, 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 de distance, de masque et de, et de, et de comportement à tenir, euh, mais aussi, et alors de manière plus précise, sur euh, les, les, leur, le, les directions la direction de la marche, le sens de la marche, euh, le, le, le temps d'usage de la durée d'un espace, les distances à respecter. Euh, je fais aussi référence à tous les différents... Euh, dispositif qui a été mis en place par rapport à la distance à laquelle on, dès laquelle on pouvait s'éloigner de son propre domicile, euh, du temps qu'on pouvait passer à l'extérieur du domicile euh, et, qui, et, qui, et qui justement ont tous disons progressivement accepté euh, et qui donc ont créé cette situation particulière d'usage réglementé euh, d'une manière spécifique de l'espace public. Dunque, faccio riferimento a, uh, anche a regole che sono state imposte in diversi paesi, uh, che erano relative non solo alle distanze tra le persone, ma anche all'uso temporale di alcuni spazi uh, e alle distanze che potevamo o no percorrere um, da, partendo dal proprio domicilio verso, verso uh, altri luoghi. Um, e, uh, e anche questi, quest, questo, questo, questo continuo richiamare al, a, a un tipo di uh, coreografia, coreografia del, del, dell'uso spaziale. Uh, questi, 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 questi segni sono, non, non esistevano assolutamente, tutti quelli che ho ritracciato non esistevano assolutamente prima uh, della, della pandemia, quindi si tratta effettivamente di un nuovo uh, una nuova segnaletica uh, che si impone uh, nelle soglie ma anche uh, nel, nel, uh, su spazi d'attesa uh, come davanti ai uh, negozi questo è il sistema a suivre per entrare alla mairie di bruxelles per tutti i documenti e tutti i Voilà, et puis effectivement, le plexiglas, cette idée de, 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 de quelque chose qui divise, qui sépare tout en euh, euh, laissant la possibilité de voir, d'entrevoir, euh, c'est des dispositifs qu'on connaissait plus parce que c'est ceux qui euh, définissent le, euh, les guichets d'information euh, des gares et des, et des autres, mais deviennent complètement banalisés dans leur présence euh, dans l'espace public. Alors, Mmh, pour moi, ce qui est intéressant surtout, tout d'abord de remarquer, c'est aussi toutes les adaptations qui se sont faites en absence de quelque chose. Euh, donc euh, Sylvane a euh, parlé des expérimentations en cours euh, qui ont été à maintes fois reprises, par exemple les, les, les pistes cyclables temporaires ou alors justement les expériences de la collègue sur la port portinerie di quartiere. Il euh, y a tout d'abord euh, ces, ces petites inventions, ces petites improvisations qui ont été faites par les usagers eux-mêmes et qui essayent effectivement de combler euh, des absences comme celle de où est-ce qu'on peut manger dans, dans, dans l'espace les, dans public, surtout quand parfois les bancs aussi étaient euh, euh, interdits ou alors réglementés dans leur, dans leur usage. Euh, alors je me disais que jamais on a, on, on a eu une redécouverte efficace des de bords et des rebords de la ville qui deviennent des lieux d'assises, de, de, des lieux de, de, de pause et des lieux de consommation euh, et, euh, euh, et qui montrent du coup cette capacité aussi de ces situations extraordinaires de nous montrer des usages effectivement euh, imprévus. Euh, ouais, et, ou alors tout simplement redécouvrir des usages possibles d'espaces euh, qui étaient euh, peut-être avant, c'est une hypothèse utilisée pour les mêmes, euh, pour les mêmes actions et interactions. Euh, on a aussi euh, quelques collègues euh, uh, asiatiques, là c'est un, un exercice qui a été fait euh, à Singapour de retracer. Euh, tous les, les usages du tape, donc du, du, du scotch, comme on dit en français, Le, tous, les, tous les usages de, de, de rouleaux euh, adhésifs, euh, comme une forme de nouvelle structure en fait, architecturale qui va euh, intervenir et redéfinir. Les espaces accessibles, les espaces non accessibles, et euh, encore une fois matérialiser cette distance, euh, cette distance critique, cette distance sanitaire à, à tenir. Là, je vous invite à aller voir euh, donc de euh, tape euh, le, le, la page Instagram de, ce, de, ce, de, ce, de cet explorateur urbain qui a retracé donc tous les, organisé tous les moments où le on a utilisé le scotch pour pouvoir créer cette signalétique temporaire pour organiser cette vie sociale, cette distance sociale qui semblait du coup, enfin, qui avait besoin de cette nouvelle réglementation. Alors tout ça, ça nous dit quoi What is next J'avais bien mis des mots. Euh, euh, La, 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 la Allora, mi rendo conto che non ho fatto la traduzione di questo, ma insomma il, il, la conclusione per me è importante rispetto a questa lettura uh, del, della nuova situazione pandemica nell'uso dello spazio pubblico era soprattutto anche non solo di uh, capire uh, come c'erano stat state delle nuove iniziative uh, a livello anche istituzionale, le, 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 le piste ciclabili temporanee, ma anche vedere come il singolo cittadino ha eh, eh, riscoperto forse alcuni luoghi eh, e dicevo per esempio che eh, i bordi della città hanno eh, assunto un nuovo, hanno ritrovato un ruolo fondamentale in assenza delle terrazze di caffè, del, dei caffè, dei. dei, 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 dei plateatici che non sono più accessibili eh, e quindi eh, la città, la materialità della città con i suoi bordi e le sue, eh, i suoi gradini ridiventa uno spazio eh, occupato e allo stesso tempo eh, come un, un collega, se non sbaglio, di Singapore ha, eh, ha messo in evidenza, eh, questi spazi più o meno accessibili e pubblici sono diventati supporto di questo architetto temporanea fatta con lo scotch eh, che crea questa nuova grammatica degli spazi accessibili e non accessibili usabili o non usabili secondo le distanze eh, sanitarie allora cosa succederà dopo non lo sappiamo effettivamente ci sono delle ci sono delle delle, delle ci possiamo ci possiamo chiedere insieme sia Uh, cosa succederà spazialmente? Ma anche cosa succederà socialmente, cioè il, la dimensione sociale e la dimensione spaziale? Uh, torneremo alla norma? Questa è una delle questioni che ci, siamo, che ci chiediamo da un po', uh, oppure sfrutteremo questa situazione uh, eccezionale per uh, uh, ripensare appunto uh, le, 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 lo spazio e la, e la sociabilità pubblica? Um, diciamo che alcune novità uh, positive come posso dire alcuni suggerimenti positivi li abbiamo anche visti stamattina uh, ci vengono da una presa di consapevolezza che siamo una specie tra altre e quindi chiaramente il fatto di uh, potersi um, potersi ridefinire uh, come un ingrediente tra altri anche nella città e nello spazio pubblico um, e quindi questo può dare luogo a delle sperimentazioni interessanti come eh, Silvana e Francesca l'hanno eh, ricordato oggi. Eh, allo stesso tempo, dal mio punto di vista, quello che è... Eh, Sûrement, l'après-crise euh, est intéressant à, à questionner du point de vue des nouveautés qui, qui, qui en suivront du point de vue spatial et social, euh, voir le statut de, cette, de, ces, de, ces, de ces nouveautés. Est-ce qu'il y aura un retour à, enfin, nécessite, nécessaire retour à la norme ou alors on prendra cette occasion pour réfléchir autrement à la sociabilité, à, 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 du point de vue aussi du design, de l'architecture et de l'urbanisme, à, à la redéfinition du coup d'espace et de moments de soci socialisation autrement. Euh, certaines euh, pistes nous viennent effectivement de cette crise, qui en partie, par exemple, euh, qui était déjà là, hein, mais qui ont été renforcées, c'est-à-dire cette réflexion de l'être humain, de la société humaine comme une parmi d'autres sociétés qui existent. Euh, donc, nous sommes Parmi des vivants euh, qui, qui, qui se déclinent de manière multiple. Euh, et euh, et certaines initiatives, bien sûr, ont, ont l'air de nous, de, de, nous, de nous amener vers ces, des nouvelles pistes. Euh, je trouve que la question de. qu'il y a une double relation à inter interroger celle entre crise et quotidien. Euh, qui voit justement euh, dans une position centrale les designers, les architectes et les urbanistes euh, qui devraient être là aussi, enfin, c'est une de leur, des injonctions, euh, de, euh, être là à remodeler notre espace, le repenser euh, pour qu'il soit plus adaptable, plus résilient. Encore une fois, je fais référence à l'intervention de ce matin. Et l'autre euh, question intéressante pour moi, c'est plutôt cette relation entre exception et normalité. Euh, et c'est là où, en fait, euh, justement, ces images qui ont circulé à un moment donné, comme étant, euh, par exemple, ce banc euh, avec le plexiglas qui se part, ou alors euh, les nouvelles euh, zones de sociabilité euh, définies par certaines mairies, comme celle de Mons ici. Euh, nous interpelle en fait sur la suite. Par exemple, celle-ci aussi. Donc, euh, euh, l'idée que finalement, euh, pour pouvoir faire à tout prix un, petit dé un, dé un déjeuner à côté de, à côté de, la, de, la, de la mer, on aurait ces, à côté du fleuve, on aurait ces, ces espèces de boîtes à, boîtes à, à, à restaurant ou d'autres comme celle-ci euh, qui euh, ont à un moment donné imaginé de mettre des euh, fausses poupées, euh, euh, des faux mannequins, euh, de manière à créer cette sensation du, du public, et ces sensations d'autres de, 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 personnes qui seraient en train de manger à côté de nous, sauf que la distance impose qu'il y ait très peu de gens dans les restaurants, et donc du coup on passe à une, une, scénarise, une mise en scène de, cette, de ce restaurant plein. Ou alors euh, des euh, séances de yoga euh, dans un hôtel à Toronto euh, qui sont faites bien sûr en plein air, mais en même temps sous des boules de, 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 de plastique. Euh, donc autant de. de, de, de alors est-ce que c'est des innovations Est-ce que c'est des clins d'œil Est-ce que c'est des blagues Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est je pense qu'il y a autant de sociétés qui s'annoncent dans ces propositions et c'est bien de les prendre au sérieux, dans le sens de les critiquer, de les analyser, de montrer qu'est-ce qu'elles qu qu suggèrent et de quoi elles sont vraiment le produit. Et alors l'autre question que je me pose, c'est un peu comme ce matin Jean-Nathalie nous a fait faire, est-ce qu'un retour en arrière, c'est important Je considère que oui, puisque finalement, tout ça... C'ha quand même l'air parfois non déjà vu e il est important de se questionner là-dessus. Allora, je vais euh, euh, sintetizzare brevemente in italiano dicendo che... da Marianita, scusa se ti interrompo, non ti ho voluto interrompere perché stai facendo in due lingue, quindi <ride> mi rendo conto che stai correndo. Però giusto per dirti che eh, siamo già fuori, eh? giusto okay. per... allora... Je, je répondrai en italien pour des questions en italien. Je vais au but. Donc, euh, cette impression de déjà-vu, elle me semble intéressante à, exploser, à explorer. Non exploser. Mm -hmm. euh, pour les Italiens, ces images sont peut-être connues. ce qui est enfin, Pour moi, elles étaient tout à fait inconnues, mais en tout cas, on a peut-être oublié. Et c'est pour ça que la mémoire courte est quand même interrogée. D'une part, que euh, le, la crise pétrolière des années 70 avait créé des usages tout à fait exceptionnels de l'espace public en Europe et aux États-Unis. Nous avons vu tous les journaux euh, tout d'un coup être euh, représentés à la fois la crise du pétrole et en même temps toutes les innovations, enfin toutes, pas les innovations, toutes les, euh, les petites situations inédites qui se créent, donc le vélo qui envahit la ville, les, les voitures à l'arrêt et puis... Euh, euh, des, euh, des chevaux qui reviennent dans l'espace public, euh, etc. Deuxième déjà-vu pour moi, important à rappeler aussi, c'est qu'en fait, cet équipement de l'espace public, en termes sécuritaires et militaires, euh, nous l'avons déjà vu euh, arriver euh, suite... Au, la première fois, en tout cas moi, <laughs> qu'il a vu, c'était suite aux manifestations de Gênes en 2001, en, en alter euh, mondialisation, avec cette définition de zone rouge qui a été reprise ensuite euh, aujourd'hui. Nous avons aussi tous les dispositifs d'antiterrorisme qui ont atterri sur l'espace public. Euh, euh, suite au, 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 au à la décennie d'attentats qui nous précèdent. Là, je vous montre toute une partie, ces blocs de béton euh, et, le et leurs euh, inventeurs euh, qui, ont, en fait, qui sont devenus tout à fait, euh, totalement banalisés dans l'espace public. Donc, en fait, l'espace public qu'on vit et qui est aujourd'hui... Euh, réceptacle de, de toute une série de, de nouvelles formes d'usage et, et de matérialisation de ces règles de, de, de sociabilité publique ne font que se en fait cumuler à une sorte de euh, euh, histoire qui est en cours euh, on a déjà vu des métaphores liées à la guerre ce matin, je suis désolée je vais le, 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 la mobiliser encore une autre fois une forme de militarisation de l'espace euh, qui n'est pas forcément euh, comment dire c'est pas pour crier la, la, à l'alarmisme ou au complotisme mais qui est analysé pour comprendre qu'en fait si à la fois les espaces et les corps on est dans une forme de contrôle accru euh, que nous devons en fait, euh, sur lequel nous devons veiller euh, et c'est euh, très important de le faire euh, c'était pour ça que je voulais conclure en, en suggérant une une, à la fin de lecture, et justement un dépla, un, 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 comment dire, un, le fait de déplacer de l'espace au corps euh, cette analyse. Euh, C'est pour ça que dans mon titre, il y avait la question de la dimension cachée de Hall qui, euh, qui a été centrale dans la définition de ces espaces, euh, de, dans cette idée d'intimité, euh, qu'on retrouve maintenant dans cette idée de frontières hygiéniques, de, de frontières euh, hygiénique, frontière, euh, sanitaires. Regardez en plus l'iconographie qui, qui accompagnait la, 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 la publication des années 70. Euh, et, euh, et, le, et alors une petite, euh, un petit clin d'œil final pour s'interroger finalement sur ces questions des espaces de vie euh, et la nécessaire en fait, euh, improvisation euh, qui ont fait le côté vivable et habitable. Merci. Merci. Merci beaucoup, euh, Marianita, pour euh, ton intervention. Et je te demande pardon si je t'ai interrompu parce que c'était vraiment très, très intéressant ce que tu nous as raconté. Parce que ça nous fait vraiment réfléchir sur euh, ces nouveaux habitudes qu euh, qui font partie désormais de notre quotidien. Donc, euh, Se veramente, molto, 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 devo dire, rispetto a quello che speriamo non ci, non ci aspetti. Et alors euh, là, maintenant, c'est mon tour. Je vais, <laughs> je vais euh, moi aussi euh, partager mon écran. Euh, voilà. Voilà. voilà, je crois que vous voyez mon écran? Pour l'instant non, on voit on voit on voit ton image mais pas euh, share. Ok. Ok parfait. C'est bon. bon. Ok. D'accord. Et ok bon. Et moi je vais euh, je suis pas bilingue comme Marianita, mais et euh, comme euh, pour euh, essayer d'équilibrer un peu l'après-midi, je vais parler en français. J'essaie de parler en français et euh, vous allez euh, lire, vous avez, euh, j'ai préparé des slides en italien. Donc, euh, normalement, euh, avec mon français qui euh, ressemble un peu plus à l'italien, je crois que vous, vous allez comprendre, <laughs> même les italiens. Et... Et avec mon intervention, euh, je voudrais euh, proposer une réflexion sur le rôle que le projet de paysage joue dans la conception des espaces de vie. Et en particulier dans la conception des espaces de vie dans une vision post-pandémique. Et. Euh, donc, euh, je, je vais me placer, d'abord, je vais commencer pour définir un peu cette notion, euh, re, redéfinir ensemble cette notion. Et pour ce faire, euh, j'aimerais partager avec vous des pensées que je poursuis actuellement sur ce que nous considérons ville aujourd'hui en essayant de questionner la notion de bord de la ville. Et parce que je pense que c'est une notion qui peut affecter les espaces de vie. Et, et leur évolution. Et je vais me placer hum, à une échelle qui est un peu similaire à celle d'Angioletta Voguera, de l'intervention d'Angioletta Voguera, et euh, à laquelle je, euh, avec laquelle je, je sens euh, de, de la résonance euh, avec euh, les, les thèmes de, que je vais vous illustrer. Et, hum, Euh, tout d'abord, euh, je euh, voudrais souligner que les espaces de vie et le paysage ont en effet en commun la dimension relationnelle. Euh, la notion d'espace de vie euh, euh, qui émerge euh, dans cette journée d'études, comme on l'a vu par exemple dans l'intervention de euh, Francesca Bragaglia, je crois, c'est une notion basée sur les relations. Et les relations sont également à la base de la notion de paysage qui est définie par la convention européenne du paysage du conseil de l'europe et que tout le monde connaît. Et dans cette définition, le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelation. Le paysage donc ne pourrait jamais exister sans les gens qui le produisent, sans les personnes qui le produisent, soit d'une façon physique en modifiant le territoire, mais aussi d'une façon intangible avec euh, les idées et les représentations qui animent les lieux. on peut dire donc que l'espace le, euh, de vie devient le cadre de vie quand on le regarde à travers le prisme du paysage. donc à travers le paysage on ajoute à la notion d'espace de vie celle de cadre de vie. et pourquoi nous intéresse le cadre de vie? Euh, parce que les habitants ont besoin de s'identifier dans leur cadre de vie car c'est une condition sensible et émotionnelle de notre existence. Nous ne, comme le dit Jean-Marc Bess, nous ne sommes pas seulement dans le paysage, il est une dimension constitutive de notre existence. Euh, donc les habitants ont des aspirations aussi par rapport à leur cadre de vie. Et plus ils s'y reconnaissent, mieux ils arrivent à habiter le territoire. Dans cette approche, ce qui est très important est que le paysage est partout. Et il ne se limite pas aux lieux remarquables ou de qualité, Et, mais il y a du paysage aussi dans les lieux dégradés. Ça, on, on le sait depuis la Convention européenne du paysage. Le paysage alimente le cadre de vie du quotidien qui n'est pas lié à la valeur ou à la qualité, mais aux relations vécues par les gens dans leur cadre de vie. Donc le paysage est partout dans la ville et dans la campagne. Et, mais où se termine la ville C'est ça qui un peu m'intéresse. Où commence le, la campagne c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui et qui était claire jusqu'au XVIIIe siècle. Le paysage était seulement en dehors de la ville. Et comme on le sait, c'est à partir de la Révolution industrielle que cela commence à changer. La ville devient industrielle et en ressent la nécessité d'espace de nature à l'intérieur de la ville. Pensons par exemple. Aux politiques d'embellissement de la ville de Paris, et dont on a vu une jolie image ce matin euh, dans la présentation de Jean Attali, et des politiques qui ont été mises en place par Osman à l'aide d'Alphonse. Donc, euh, à partir de ce moment-là, l'hybridation ville-campagne, ville-nature commence, les transformations humaines s'étalent dans le territoire, et aujourd'hui, nous pouvons presque dire qu'on est. Dans l'urbanisation totale que Henri Lefebvre avait préconisé, euh, j'ai une vision qui est un peu le complémentaire de ce que Tavoguer a nous a montré ce matin avec les parcs naturels, avec les, les, euh, la nature protégée. Euh, le paysage euh, donc nous renvoie la perception d'une ville continue. Qui s'insinue partout euh, et qui assume des nouvelles formes toujours différentes et en mutation. Et un autre mot qu'on utilise pour exprimer ce, à peu près les mêmes concepts, c'est Anthropocène. Euh, le célèbre projet de recherche de edward Burtynsky qui s'intitule Anthropocène. anthropocène restitue de manière impressionnante ce monde que nous avons produit. Euh, L'habitat humain s'éteint partout et comme le souligne aussi le poète Franco Arminio, il n'y a pas de séparation entre ville, campagne, périphérie, paysage. Euh, C'est un espace unique qui est le résultat de l'approche anthropocentrique avec laquelle nous habitons la planète. Et c'est cette approche qui nous amenait, comme on le sait, à la crise environnementale qui est sous les, sous les yeux de tous, avec tous les effets que tout nous connaissons et dont les pandémies, je ne parle pas de, de la pandémie, mais les pandémies en général font partie. Et ainsi, euh, la crise sanitaire en cours, euh, provoquée par la pandémie de coronavirus, d'un côté, Remet en cause le modèle de la structure urbaine continue et la centralité de la ville. La campagne, les marges de la ville, les, les lieux marginaux commencent à devenir un modèle alternatif possible avec ou sans le support des technologies digitales qui aident beaucoup. D'autre part, les espaces ouverts regagnent d'importance à partir des interstices de la ville. Jusqu'aux sites extra nous sommes obligés pratiquement à nous intéresser aux espaces ouverts parce que l'accès aux lieux de réunion intérieure est nous est interdit. Et cela nous amène à, à regarder le monde que nous avons fabriqué avec des yeux différents. Le virus se propage dans les infrastructures de l'anthropocène et nous oblige à repenser notre mode de vie. De même qu'au XVIIIe siècle, les villes industrialisées ont ressenti le besoin de construire des parcs, de planter des arbres, de rétablir un lien avec la nature, d'abord du point de vue de la santé et de l'hygiène, puis également du point de vue de l'esthétique et de l'embellissement. De même aujourd'hui, la ville étendue, composée de zones urbaines cultivées et industrialisées, a plus que jamais besoin d'être traversée par des espaces de vie qui permettent de renouer avec la dimension naturelle et environnementale et qui présentent également une qualité sanitaire spécifique. Avec le projet de paysage, nous pouvons intervenir sur toutes ces zones marginales ou abandonnées de la ville continue pour les transformer en une nouvelle infrastructure de service écosystémique capable de contribuer à la recherche de solutions à la crise environnementale, de garantir le droit à un cadre de vie qualifié et souhaité auquel les habitants peuvent s'identifier, et créer des espaces de vie sûrs et vivables. L'étude de cas que je vais vous présenter en bref euh, concerne des expériences de conception réalisé euh, dans le cadre d'un projet de recherche qui est appelé EWAS. Euh, Il s'agit d'un projet de recherche euh, qui est conduit à l'intérieur du de, de, de département d'ingénierie civile et architecture de, de l'Université de, de Catane et qui vise à, déve à développer des nouvelles technologies pour la protection, la conservation et la sécurité du patrimoine culturel. Et... Euh, et il y a différents partenaires, comme vous pouvez voir. Et dans ce cas, euh, nous avons travaillé sur le site archéologique de euh, Megara Iblea, que vous voyez dans cette image. Et c'est une ancienne cité grecque qui est aujourd'hui littéralement assiégée. Euh, c'est un mot qu'on a déjà utilisé aujourd'hui par les raffineries du pôle pétrochimique qui s'étend le long de la côte orientale de la Sicile entre Augusta et Syracuse. C'est un atout exceptionnel qui constitue une enclave dans un territoire caractérisé euh, précisément par ce système urbain continu et hétérogène et dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas vous parler du projet relatif au site archéologique qui ne nous intéresse pas dans, ce, dans cette euh, maintenant, Et, mais plutôt du cadre stratégique général qui, que nous avons construit euh, avec les PFE de deux jeunes élèves à partir de cette occasion. Et je vous montre ce travail parce qu'il me semble que, d'un point de vue méthodologique, il peut être utile comme démarche pour la transition de, de la ville continue vers des nouveaux paradigmes post-pandémiques, dans lesquels les espaces ouverts ne deviennent plus résiduels à la ville continue, mais structurent des habitats plus durables. Ce ne, pas, ce ne sont pas des démarches qui sont nouvelles, mais qui, avec la pandémie, euh, je crois, euh, euh, prend plus d'importance de, 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 et plus d'actualité. Euh, le projet de mise en valeur du site archéologique s'est inscrit dans une logique plus large de projet de paysage qui se développe le long de la côte orientale de la Sicile entre les villes d'Augusta et de Syracuse. Ici, euh, comme j'ai dit, la ville continue, alterne les centres habités avec les industries du pôle pétrochimique sur une matrice naturelle composée d'agroécosystèmes gravés par des cours d'eau. Qui descend vers la mer. Là, euh, on peut distinguer la ville, ce qu'on a, a appelé la ville habitée, donc la partie de cette ville continue, de cette euh, urbanisation continue qui est euh, la ville habitée, les centres habités. Et on a aussi, on a appelé ça la ville d'acciaio, la ville d'acier, la ville. Euh, industrialisée avec euh, le euh, avec tout qui tout ce qui qu'elle comporte de, de point de vue euh, sensoriel et, et de d'un point de vue perceptif et, et la matrice naturelle euh, de l'agro-écosystème agricole avec les, les 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 fleuves les cours d'eau qui qui euh, creusent le, 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 le sol. Enfin, caché à la perception collective des habitants, il y a les villes invisibles. Ça, on a appelé ça les villes invisibles. Ce sont des ressources identitaires oubliées à l'ombre de la capacité des autres installations humaines à avoir un impact sur les cadres de vie, un impact bien plus important. Elles attendent d'être mis remis en lumière à travers le projet de paysage. Et en superposant les différentes villes, nous obtenons une lecture interprétative et structurée de ce paysage qui dépasse la perception collective partagée et stéréotypée d'un même paysage, d'un cadre de vie. Qui est en fait c'est ça le cadre de vie stéréotypé et partagé par, par la collectivité, c'est le paysage du golfe d'Augusta dans, dans l'imaginaire collectif. C'est un paysage ordinaire et quotidien que l'on peut apprendre en, le, en traversant ce territoire euh, par l'autoroute. Et là, c'est plutôt le, le, le paysage euh, à l'échelle tactile. Donc, quand, quand euh, on peut saisir lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est dedans nous voyons les contrastes entre les éléments naturels et les éléments patrimoniaux et, et industriels qui s'opposent l'un à l'autre. ce sont donc des paysages extraordinaires et des paysages dégradés. mais ils sont tous des paysages qui peuvent alimenter des cadres de vie du quotidien. Et nous avons abordé le projet de paysage comme un outil pour mieux habiter le territoire. et pour cette raison, L'implication des parties prenantes a été une phase cruciale du travail. C'était un projet qui a été conduit pendant le lockdown, donc tout en distanciel. Et avec eux, nous avons essayé de nous poser quelques questions euh, que vous pouvez lire en italien. Euh, comment encourager la coproduction des paysages en tant qu'espace de vie Comment rétisser des relations profitables entre les différentes composantes présentes quelles alliances, même nouvelles, peuvent être déclenchées afin de produire des cadres de vie et des espaces de vie souhaités par les habitants Comment rendre accessibles et exploitables les ressources environnementaux, environnementales et culturelles Et comment favoriser l'attribution ou la redécouverte de valeurs partagées par une communauté Comment faire ressortir la euh, profondeur temporelle et la mémoire des lieux à travers le projet, nous nous sommes fixés pour objectif d'essayer de changer un peu la, la perception des cadres de vie de, 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 ce, de ce paysage. Là, vous voyez un collage qui explicite un peu cette intention du paysage des raffineries, raffineries euh, au paysage des lieux euh, retrouvés. Et des villes invisibles rendues visibles. Et euh, dans une perspective de désaffectation progressive des sites de production, ce qui est euh, réaliste, la stratégie de revitalisation ré de ce territoire repose sur la capacité à reconstruire des relations entre patrimoine, paysage, et réseau environnemental. Un exemple concret, un peu euh, radical, disons, est l'idée de créer un parc linéaire linéaire dans la zone industrielle, à l'intérieur de la zone industrielle en cours de désaffection, avec la même logique que le cheval de Troie. Le parc linéaire s'insinue dans le tissu industriel désaffecté Encourageant sa réutilisation comme pôle de recherche, de formation et d'affaires ou comme espace de loisirs. La référence est euh, à, au landscape urbanisme, au, la, au, au parc de, euh, de la Roure ou à Turin, vu qu'on a euh, le Polytechnique de Turin, euh, le parc d'Ora de Turin. Et là, vous pouvez voir très rapidement des, des images, un peu des, sujets, des, des suggestions euh, de ce parc, de cette euh, injection à l'intérieur de, de, des industries, ou encore à Priolo, un peu, un peu toujours dans le même euh, système, le grand silo abandonné en bord de mer deviennent des conteneurs pour des nouvelles fonctions de loisirs dans un parc suburbain qui préserve la mémoire du site industriel. En, en conclusion, la pandémie a mis encore plus en évidence qu'auparavant la nécessité de penser la ville en dehors de la ville d'une façon différente. Et non plus dans une vision de consommation foncière, d'exploitation aveugle des ressources, euh, de manière prédatrice, je dirais, mais au contraire dans une perspective d'alliance, de fabrication de relations fructueuses avec le territoire. Et la pandémie a fait ressortir cette nécessité de manière explicite en l'inscrivant dans le contexte plus large de la crise environnementale à laquelle ces nouveaux espaces de vie doivent répondre de manière intégrée, améliorant les cadres de vie tout en fournissant des services écosystémiques. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Et bon. J'espère ne pas trop avoir euh, pris de temps, de retard. Et là, je vois Laura qui est déjà euh, avec sa caméra. Bienvenue. <laughs> euh, non, bien trouvée parce que tu es là avec nous depuis ce matin. Et avec nous, cette matinée, Laura est connaissa. Et, euh, je vais vous présenter euh, Laura et Giusi. Laura Saïa et Giusi Pappalardo ensemble. Elles sont euh, mes collègues à, à l'université de Catane et, et sont des enseignantes chercheuses et collaborent à plusieurs projets de recherche-action en cours dans des contextes urbains et ruraux de la Sicile orientale. Et en particulier, depuis une dizaine d'années, elles se sont engagées dans un partenariat d'apprentissage mutuel entre les universités et les communautés d'une région intérieure de l'île, la vallée de la rivière de, du fleuve Simédo. Et, et, et elles vont discuter euh, de certains aspects euh, de cette euh, euh, démarche dans leur intervention conséquente. Eh, dunque eh, Laura Saia e Giuseppe Palardo sono due ricercatrici del DICAR dell'Università di Catania e collaborano a diversi progetti di ricercazione in corso in contesti urbani e rurali della Sicilia orientale e in particolare da una decina di anni si sono impegnate in un partenariato di eh, eh, apprendimento mutuo tra le università e le comunità eh, di eh, una specifica regione, un'area interna della Sicilia che è la valle del fiume Simeto e eh, le loro due eh, nei, nei loro due interventi discuteranno di alcuni aspetti relativi, metodologici e anche di implicazioni pratiche relativi a eh, queste loro esperienze eh, Ok, Laura, a te la parola. Grazie Simona. Eh, ditemi se vedete lo schermo. Sì, sì, sì. Allora, eh, io ovviamente vi ho messo qui in prima pagina tutte le persone corresponsabili, racconterò e condividerò alcune cose di cui non sono assolutamente l'unica responsabile, per cui siamo un gruppo di ricerca. In modo abbastanza casuale di tutte donne, però forse non è casuale. E, e diciamo, la nostra passione è la ricercazione. Eh, ho tentato alcune traduzioni in francese adesso, non so se in francese è la stessa cosa, in inglese si chiama Engage Research, Community Based Research. Queste sono le traduzioni che mi ha fatto Google. Il mio livello di francese non, non esiste, per cui Uh, accontentatevi di quello che ha fatto Google Translator sulle slide um, a beneficio di chi non avesse incontrato questo approccio alla ricerca ehm, la ricerca è un approccio alla ricerca che produce conoscenza scientifica mentre devi parlare più piano Ti scusate mamma non sono farlo. a una conferenza se mi fai ma devi parlare più piano sì Scusate, sono i problemi del lockdown. <ride> eh, io ho anche il piede rotto, per cui sono dai miei. Scusatemi, eh. mi sposto. Ehm... Allora, dicevo che la ricercazione è un approccio alla ricerca che eh, mira alla produzione di conoscenza eh, che trasforma la realtà. Eh, viene condotto da partnership di ricercazione. Eh, in cui i ricercatori eh, formano e costituiscono dei patti di apprendimento mutuo con delle organizzazioni di comunità, ehm, e eh, in questo patto si produce ricerca, si applica immediatamente, si vede se la ricerca produce gli effetti sperati. In genere questo non accade mai al primo ciclo, e quindi ehm, si ritenta, si riformano le, le domande di, di ricerca e si eh, riprova finché non si ottengono dei risultati desiderabili. Per questo la ricercazione è spesso. Uh, si svolge, si evolve in cicli. Um, una cosa che mi sentivo di condividere oggi al seminario è che l'obiettivo di questi processi um, è una trasformazione in cui la, di la dimensione spaziale è fortemente connessa ad altre dimensioni, quella socio-economica, culturale ed ambientale, e in questi processi uh, gli spazi di vita vengono co-concepiti e co-trasformati da queste partnership, che sono delle partnership che si evolvono e che mirano a ridefinire la relazione tra uomo e uomo, uomo e ambiente, uomo e paesaggio, perché poi ci sono diciamo, processi che intervengono moltissimo sul, sul tema del paesaggio, non a caso Simona ha lavorato anche lei um, nella valle del Simeto, e uh, tra l'uomo, in questo caso specifico, le altre specie viventi. Um, lo spazio, diciamo, credo che le formulazioni teoriche che si assomigliano di più a come lo spazio viene concettualizzato dentro i processi di cercazione siano quelli dorimmessi, cioè i luoghi dove si lavora, dove eh, c'è un'evoluzione delle relazioni e delle identità multiple. Ehm, e nello spazio ci sono eh, delle relazioni che mh, nascono, si consolidano evolvono. Ehm, sulla prossimità, spesso e volentieri. Um, Nei processi di ricercazione tutto si basa su un accordo di apprendimento mutuo con un piccolo gruppo di partner e poi in realtà se la ricercazione funziona questi, uh, questi processi riescono a coinvolgere sempre di più un numero più ampio di persone. Um, e questo vale sia in termini di numeri di persone, cerchie e tipi di comunità che vengono intercettate, sia per quello che riguarda gli ambiti spaziali eh, che vengono toccati. E chiaramente a questi diversi livelli di interazione appartengono diverse intensità di eh, frequenza degli scambi. Um, uno strumento molto potente, strumenti molto potenti che vengono utilizzati in ricercazione sono tutti quegli approcci partecipativi alla rappresentazione cartografica, sia degli apparati conoscitivi che degli aspetti progettuali cioè si coinvolgono gli abitanti e i partecipanti a questi cerchi di apprendimento mutuo nel, negli atti di rappresentazione che hanno un potere immaginifico e anche un potere di attivazione dei soggetti che partecipano a questi processi. Questo è per esempio quello che è successo nella Valle del Simeto, tutto è partito ehm, tanti anni fa da una proposta di inceneritore nella Valle del Simeto, ci fu una mobilitazione sociale noi fummo coinvolti come tecnici di parte in una causa contro questo progetto di inceneritore ma in realtà quella fu un'occasione per far nascere una partnership di ricercazione che ci ha permesso di lavorare per cerchi concentrici non soltanto alle tecniche di protesta al singolo progetto ma, anche, ma davvero alla creazione, alla promozione di un nuovo modello di sviluppo che fosse un modello di sviluppo non estrattivo i cui dettagli anche pratici e spaziali si sono poi andati a definire nel tempo. Una, mh, la mappatura di comunità, non a caso, è stato uno degli strumenti eh, che è stato utilizzato fin dall'inizio e che continua a essere utilizzato ancora ad oggi. Penso ne parlerà poi la mia collega Giuseppe Appalardo. Eh, fu lanciata questa grande iniziativa, girammo per tutti i comuni della Valle per sei mesi, centinaia di partecipanti. Nacque l'idea di. Um, ma formalizzare questo patto di sviluppo in un patto tra comunità e istituzioni, chiaramente la parte attiva della comunità eh, che poi nel tempo prese il nome di patto di fiume Simeto eh, da quando nacque questa idea, questa idea è diventata poi in realtà attraverso una serie di step molto concreti in cui lo stesso approccio è stato utilizzato per la ridefinizione e per la riprogettazione anche di spazi molto eh, di prossimità. Questo è, per esempio, è un esempio di una scuola che era coinvolta con un comitato di eh, anziani ad Adrano per la progettazione di, di, di un parco pubblico del quartiere. Eh, tutto questo poi, dopo questi eventi, eh, diciamo, Localizzati, siamo ritornati alla dimensione di area vasta e alla fine è stato finalizzato con l'istituzione un patto di fiume Simeto che è stato sottoscritto nel, del, nel 2015. Questo è quello che succedeva per le strade, eh, mentre eh, i sindaci sottoscrivano il patto. E, e questo patto contiene un, un meccanismo di governance, diciamo, condivisa con la, con, con la parte attiva della comunità locale. E, questo è l'evento che quell'anno si tenne eh, e che venne organizzato da un'organizzazione ombrello che è nata eh, in tempi di sottoscrizione del patto, che si chiama Presidio partecipativo del patto di Fiume Simeto, che è un'organizzazione ombrello di più di 50 associazioni da tutti e dieci comuni della valle. Eh, questa, questo lavoro adesso diciamo, è in fase di attuazione, il patto, ci sono tanti progetti finanziati in tanti modi, sia dalla pubblica amministrazione, ma il presidio è diventato uh, un organismo importante per la valle che sta portando milioni di euro di progetti, a prescindere dall'azione della pubblica amministrazione, tutto questo tra le difficoltà, diciamo, in una forma di dialogo tra comunità e istituzioni. Ora, la domanda fondamentale è questo lavoro così importante? chiaramente avrebbe assunto forme completamente diverse se fossimo stati in epoche di pandemia. Quindi la domanda che ci poniamo adesso ehm, è quale strategia adotteremmo eh, in tempo di pandemia e se in qualche modo il nostro lavoro, il modo con cui noi eh, ricercatori in azione portiamo avanti il nostro lavoro cambia e muta eh, di fronte alle sfide eh, dell'attualità. Dell e questa domanda è ancora più pressante perché stiamo vivendo un paradosso. Il paradosso è che è aumentata la domanda di ricercazione da parte del territorio. Eh, questo è un quadro di sinottico dei progetti di ricercazione in cui è coinvolto il mio gruppo di ricerca ad oggi e su ognuna di queste linee orizzontali di fatto c'è una richiesta di attività di cartografia partecipativa e di ricercazione. Eh, vi faccio alcuni esempi, questo per esempio è un progetto finanziato da Fondazione Sud sul bando Il Bene Torna Comune, e dovremmo far partire, avremmo dovuto far partire già da sei mesi un'attività di mappatura di comunità al Centro Storico di Vizzini, per la rigenerazione di un bene storico importantissimo che il castello è un ex carcere eh, ed è una delle infrastrutture storiche più importanti della città, completamente in disuso da tanti anni e ovviamente questa è un'occasione di ripensare alla rigenerazione del singolo bene eh, per in qualche modo contrastare le dinamiche di spopolamento di, di tutta la città. Eh, Analogamente, e questo diciamo, anche questo si collega a quanto ci diceva la professoressa Voghera stamattina. Eh, questo è un altro progetto finanziato dalla Fondazione Con il Sud, il progetto MIPAT, è finanziato da un ciclo di ragambiente, che eh, vuole riconnettere emotivamente, culturalmente, quindi non solo funzionalmente, la comunità di Acireale con l'area naturale della Timpa, che è una riserva naturale orientata. Eh, e anche qui eh, il Dipartimento, il mio gruppo di ricerca era partner per uh, gestire tutto un processo di mappatura di comunità, proprio che esplorasse le relazioni passate, quelle che sono perse, quelle che ancora resistono e sono resilienti tra comunità e, um, e riserva naturale per attivare una serie di strategie di um, valorizzazione e di conservazione proattiva. Um, Un'altra altre domande ci vengono dalla città di Catania, dove c'è in questo momento un coordinamento di associazioni che si occupano di welfare culturale, che ha fatto una richiesta all'amministrazione comunale di attivare eh, percorsi di coprogettazione per promuovere servizi welfare culturale nei grandi beni dismessi della città. La città di Catania ha avuto una serie di trasferimenti importanti di grosse infrastrutture nel centro storico, alla, diciamo, nella periferia, e quindi queste grandi aree dismesse hanno un valore strategico per il futuro della città. In questo processo si sono anche associati la produzione di tre progetti sul bando che si è appena chiuso del MIBAT di Creative Living Lab che era proprio un bando per la rigenerazione di ambiti urbani con forti bisogni di rigenerazione. Eh, ancora a Catania siamo coinvolti in un progetto Horizon per la rigenerazione delle periferie pubbliche, della, de, dei brani di città pubblica e anche qui dentro questo progetto c'era tutta una linea di mappatura di comunità per capire quanto la rigenerazione profonda degli edifici dovesse essere associata ad azioni di rigenerazione dello spazio in questi ambiti urbani eh, bisognosi diciamo di, di interventi. Um, Ora, in tutti questi progetti, che sono progetti finanziati per cui probabilmente se non ci fosse stato il Covid io sarei qui a restituirvi i risultati di questi processi di mappatura, in realtà stiamo lavorando per capire se dobbiamo, abbiamo definitivamente cancellato il piano A, cioè di fare le cose come le abbiamo sempre fatte. Per un periodo ci siamo illusi che potevamo andare avanti col piano B, cioè lavorare per piccoli gruppi. In parte lo abbiamo fatto, per esempio, a Cireale, la mia collega Vera Pavone che sta curando il progetto. In parte lo abbiamo fatto al Sineto, ma ne parlerà Giussi nel suo intervento. Si sta sempre di più: delineando la prospettiva del piano C cioè di muovere tutto questo tipo di attività su piattaforme online uh, Zoom uh, per quello che riguarda le attività di cartografia partecipata c'è un'enfasi enorme sulle piattaforme digitali di crowd mapping um, noi per esempio come laboratorio avevamo attivato già non sapendo della pandemia un progetto di finanziamento per la nostra piattaforma di crowd mapping um, e diciamo c'è in questo momento l'interrogativo se questi strumenti possono effettivamente supplire um, e rimpiazzare i vecchi metodi del face to face. Um, io adesso diciamo, lancio questa domanda sul tavolo e la consegno alla mia collega che vi parlerà un po' di, nello specifico di un caso di, ricerca, di ricercazione di ricerca che è stata condotta in quest'epoca di pandemia. Um, ma mi sento di dire che questa domanda è un po' scontata, nel senso che secondo chi, la, chi fa questo lavoro sa che la pandemia, ehm, se ha degli effetti permanenti sul distanziamento e la società delle persone, cambierà in modo inesorabile il nostro lavoro, probabilmente rendendolo meno efficace, perché, ehm, e qui vabbè, ho messo un'allusione, no? è come dire che il sesso virtuale possa rimpiazzare quello reale. Uh, per chi fa il mio lavoro e per chi lavora con uh, uh, dei, diciamo, dei gruppi di persone sempre più ampi, lavorando sulla rimodellazione delle relazioni di empatia eh, e di connessione emotiva tra le persone e le persone, le persone e i luoghi, eh, il mezzo digitale non è sostituito, non, non, si può, non può sostituire i metodi, diciamo, può soltanto accostarsi. Però vediamo se Giuseppe è d'accordo con me. Grazie Laura per questa, anche per questa provocazione finale. Eh, diamo subito la parola a Giusy che continuerà sulla stessa scia eh, dei, dei, della, eh, delle riflessioni che hai lanciato. Vado eh, va doner tout suite la, la, la a donare eh, la parola a Giusy che va a continuare sulla stessa pista, la, la trace eh, di Laura. Buonasera a tutti, vedete il mio schermo e scorre. Grazie. Eh, io sono appunto una ricercatrice dell'ICAR, lavoro con Laura e col gruppo di ricerca che Laura vi ha, eh, vi ha introdotto. Chiedo scusa, parlerò anch'io in, in italiano, ho tentato anch'io di tradurre in qualche modo le parole chiave del, del mio intervento in francese. E tra l'altro attualmente sto svolgendo parte della mia ricerca nell'ambito di un progetto Ponaim in Belgio e quindi in qualche modo un po' come Maria Palumbo anch'io tento di allargare lo sguardo internazionale includendo anche il Belgio un po' in questa presentazione proprio perché il mio progetto è finanziato da un, il mio progetto di ricerca attualmente è finanziato su un fondo sociale europeo e tra gli obiettivi principali del, del lavoro che sto svolgendo è anche quello di rafforzare le connessioni internazionali, per cui tra l'altro oggi sono doppiamente lieta di contribuire a questa giornata di studi mh, sia per rinsaldare le connessioni già stabilite con molti di voi qui presenti oggi pomeriggio, ma anche proprio per rafforzare questo sguardo incrociato, di cui si sguardi incrociati, di cui la giornata di studio appunto vuol farsi eh, portatrice. E, mh, Proprio perché la prospettiva transnazionale ci aiuta a, a, ad ampliare lo sguardo sulle riflessioni che stiamo uh, portando avanti. E per cui perché, uh, mi piaceva cominciare così, perché proprio um, con il Belgio in questo momento um, sto svolgendo una ricerca uh, nel merito dei punti di contatto tra um, eh, campo ehm, ampio della sociomuseologia, quello che col eh, quel gruppo di ricerca con cui in questo momento mi sto interfacciando, eh, include in qualche modo le pratiche cosiddette di eh, museologia insorgenti e ehm, sto cercando di esplorare con una prospettiva transnazionale eh, e transdisciplinare. Ehm, i punti di contatto tra questo mondo e il mondo della pianificazione e gestione dello spazio e la cura dei paesaggi con approccio eh, comunitario e con approccio di ricerca e di ricercazione, un po' come ha anticipato la, la collega Laura prima. E eh, dico questo perché ehm, uno dei punti di contatto tra queste due sfere disciplinari è data proprio dalle eh, pratiche comuseali di cui parlerò oggi attraverso l'esperienza concreta in atto, in corso nella valle del fiume Simeto, ehm, su cui oggi in qualche modo il mio, il mio intervento cercherà di ragionare eh, proprio in relazione alla condizione eh, pandemica e post-pandemica che, che stiamo vivendo e cercherò un po' di ehm, argomentare come le pratiche comuseali eh, svolte appunto con approccio di ricercazione, vedremo in che modo, e, e, e appunto um, possano essere eh, in qualche modo un'opportunità proprio per recuperare quella dimensione relazionale degli spazi di vita e dei paesaggi, ehm, eh, nonostante il distanziamento interpersonale che in qualche modo abbiamo vissuto e stiamo vivendo e cosa ci aspetta dopo. Insomma, cerchiamo di, di ragionare un po' eh, su questa doppia e duplice prospettiva. Eh, mh, tra l'altro mi preme anticipare che quello che presento oggi è parzialmente tratto dal volume che a breve spero di consegnare alle stampe, che è dal titolo... Paesaggi Tenaci, che tenta proprio di indagare le caratteristiche dei eh, dispositivi ecomuseali come mh, forme organizzative multiattoriali capacitanti, che abbiano l'obiettivo di sostenere processi di lungo termine come quello, appunto, della Valle del Simeto, volti eh, in qualche modo all'emancipazione delle comunità marginali e provare a generare opportunità di sviluppo locale per, per le comunità margin marginali. E quindi in continuità con in qualche modo con quello che ha introdotto Laura, cogliendo anche un po' la sua sollecitazione sulla possibilità o meno di sostituire la dimensione virtuale con quella reale, il contributo che per, nel quale sto per entrare nel vivo, provo ad offrire appunto un esempio pratico di come la ricerca applicata all'esperienza di coproduzione di un processo ecomuseale può aprire alcune finestre di opportunità anche quando le condizioni a contorno sono quelle date dalla crisi, che attualmente ha preso la eh, configurazione di crisi sociosanitaria, ma che come ben sappiamo è una crisi eh, che ha radici ben più profonde, una crisi economica, ecologica eh, e culturale, diciamo cominciata mh, ben prima rispetto alla, alla, alla crisi aperta dal, dal Covid. E quindi come la ricercazione può adattarsi alle mutate e mutabili condizioni a contorno e come i processi ecomuseali possono Uh, offrire alcune opportunità per uh, ricostruire quelle relazioni interrotte agli spazi di vita nei, nei paesaggi uh, che uh, sono interrotte da una contingenza ma che uh, rappresentano in realtà il nodo chiave su cui uh, proprio i processi eco-museali si, si interrogano. Ma cosa sono questi, questi ecomusei? Di cosa parliamo quando parliamo di ecomusei? Molti di voi sicuramente eh, avranno familiarità con questo termine, altri ehm, probabilmente meno. Gli ecomusei sono stati definiti in vario modo in letteratura, diciamo, compaiono nel dibattito internazionale già a partire dalla, eh, dalla fine degli anni '70, e in questa sede mi preme. Richiamare in qualche modo le, ehm, le espressioni utilizzate da, da Devarin, che è uno dei, dei padri eh, di questo concetto, il quale eh, nel suo testo ehm, più recente, che mh, ancora più recentemente è stato tradotto in lingua italiana e quindi si ritroverà a breve anche, ehm, anche in Italia, l'ecomuseo singolare e plurale, eh, definisce gli ecomusei proprio come processi comunitari di sviluppo locale eh, che mh, eh, cercano di operare attraverso. Uh, un approccio di uh, emancipazione che in qualche modo trae uh, spunto dalla pedagogia degli oppressi alla pedagogia libertaria di Freire e, ehm, in cui il recupero della memoria ha un ruolo chiave nella rilettura del presente e nella progettazione del futuro. E, quindi in qualche modo nella letteratura mh, i processi ecomuseali e gli ecomusei in base ai contesti a livello internazionale sono stati declinati in vario modo, eh, ma esiste tutta una famiglia di pratiche che, intende, eh, che li intende come dispositivi di rafforzamento delle pratiche della democrazia locale, eh, in quanto si fanno proprio su una riproposizione in chiave democratica eh, dei diversi elementi che si esprimono nel territorio, materiali e materiali, naturali e culturali, e che costituiscono un'eredità comune per ehm, eh, appunto le, le popolazioni, ehm, e che ehm, riescono in qualche modo a rappresentare appunto un'opportunità di emancipazione delle stesse. Eh, esiste in letteratura una forte assonanza tra eh, pratiche museali e dibattito su beni comuni, eh, in quanto tali processi si consentono in qualche modo di attivare e consolidare le, le cosiddette pratiche di communing, eh, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Eh, tra l'altro, riprendendo quel che un po' si è discusso stamattina nel primo intervento introduttivo della giornata, gli eco musei in qualche modo si configurano come una declinazione delle diverse forme dell'espressività popolare. E possono rappresentare quindi un'opportunità pratica per saldare la, la dimensione del tempo e nel continuum passato, presente e futuro con la dimensione spaziale. E quindi, diciamo, recuperare ehm, la, la dimensione del vissuto quotidiano degli individui in relazione eh, al, al loro contesto eh, comunitario eh, che si esprime nel, nel quotidiano. Eh, quindi, diciamo, si configurano come un interessante dispositivo che tenta un po' di ricucire tutti quei ragionamenti di cui oggi, in qualche modo, abbiamo tracciato eh, alcuni, ehm, alcuni elementi chiave che, che tentano proprio di eh, ricostruire le relazioni relazioni comunitarie negli spazi di vita. Eh, dunque in Italia eh, ormai eh, da diversi anni in realtà si parla di si parla di, di, di ecomusei ehm, e sebbene mh, gli ecomusei nascano in seno a un dibattito critico interno all'International Council of Museums quindi interno alla museologia ehm, tale dibattito poi finisce con il Travasare nel, nell'ambito delle discipline che si occupano di patrimonio territoriale e di paesaggio. Eh, in Italia, appunto, molti urbanisti già da diversi anni sono um, ampiamente occupati di ecomusei, penso in particolare alla scuola territorialista, eh, Alberto Magnai, al Barmanente Barbanente, che nel proprio ruolo di assessore alla qualità del territorio della Regione Puglia eh, ha regione che tra l'altro ha integrato le pratiche ecomuseali nella pianificazione paesaggistica sì, istituzionale, appunto si sono in vario modo occupati già da diversi anni di, di tali pratiche, eh, ma anche mh, Raffaella Riva che le ha, mess ha messo in relazione tali pratiche con, la, mh, con il tema dei paesaggi culturali, per cui c'è già effettivamente una letteratura eh, consolidata, eh, mh, quindi sia sul panorama internazionale che, su quel, che sulla scena italiana seppur nella diversità eh, delle declinazioni che dipendono appunto dai contesti e, mh, le diversità tra le pratiche ecomuseali dipendono quindi eh, dalle cornici normative senza dubbio in Italia ricordiamo eh, 14 regioni hanno legiferato eh, in materia eh, la prima fu il, il Piemonte nel 95 tra l'altro è già una mh, seconda generazione di, eh, di leggi sugli ecomusei e la Sicilia ha legiferato nel, nel 2014, ma mh, le differenze non dipendono naturalmente solo dai contesti normativi, e dal, ehm, ma anche dagli approcci con cui eh, le pratiche ecomuseali vengono declinate. Non tutti gli ecomusei sono gli stessi, sebbene le cornici possano essere simili, non tutti gli ecomusei siciliani sono, sono gli stessi. e il caso specifico della Valle del Simeto, è un caso singolare, per richiamare le parole di Devarin, eh, proprio grazie all'approccio della, della ricercazione. Eh, allora, quindi mh, come Laura diciamo, aveva cominciato a ehm, anticipare, ehm, l'approccio della ricercazione nella Valle del Simeto ha consentito di configurare un processo ecomuseale in continuità con quanto già ehm, prodotto negli anni da questa partnership costruita tra eh, ricercatori, tra università e diversi attori locali, partnership che tra l'altro si è evoluta nel corso degli anni e che non era nata con l'intento di ingabbiare eh, il percorso che stavamo facendo dentro un'etichetta specifica, era nata più con un uh, tentativo di uh, interrogarci sulle effettive forme organizzative da, uh, da dare a questo percorso per farlo uh, evolvere e uh, per sostenerlo nel, nel lungo termine. Uh, Laura ha già anticipato la pratica della mappatura di comunità che ha preso avvio nel, nel 2009 e la mappatura di comunità tra l'altro in effetti è uno degli strumenti più utilizzati in generale dagli, dagli ecomusei italiani, eh, ma in realtà noi in quella fase, quando abbiamo costruito la prima mappa di comunità della Valle del Simeto, eh, non stavamo assolutamente pensando a questo genere di forma organizzativa che oggi, eh, su cui oggi ci stiamo interrogando, non pensavamo di, di diventare necessariamente un ecomuseo, ci stavamo semplicemente in quella fase interrogando eh, su... Quali potessero essere i caratteri del piano di sviluppo locale da costruire dal basso, eh, che poi via via sono eh, evoluti nella forma che, eh, che hanno preso adesso. Ehm, tutto questo appunto per confermare il fatto che ehm, dipende un po' dai contesti eh, e dipende un po' dagli esiti del percorso che la ricercazione eh, in qualche modo mette in piedi, poi eh, la forma finale or organizzativa finale ehm, che è eh, utile per ciascun contesto come sei, non, non è detto che vada bene sempre e comunque ovunque, nel caso della Valle del Simeto abbiamo trovato diciamo, che possano essere un, un dispositivo utile per quel eh, preciso eh, contesto, ma non sono una ricerca chiaramente applicabile in maniera critica ovunque senza, eh, senza fare delle, delle differenze. Um, nella valle del Simeto però dopo una serie di sperimentazioni alimentate proprio grazie alla ricerca ci siamo trovati oggi però nella condizione di poter candidare questo percorso al eh, riconoscimento da parte della regione siciliana come ecomuseo di interesse eh, regionale. Eh, e questo, diciamo, eh, lo preciso perché eh, un'altra delle caratteristiche degli ecomusei, ormai la questione è, è consolidata nel dibattito, è quella di eh, non essere eh, istituiti dall'alto, ma piuttosto l'orientamento delle regioni eh, è quello di eh, riconoscere delle pratiche che, che nascono spontaneamente eh, dal basso. E sempre in questo caso è stato l'approccio della ricercazione svolto in un momento storico in cui tutta una serie di attività si potevano svolgere in prossimità a dare forza a questo uh, a questo processo al punto oggi da poterlo effettivamente eh, candidare come ehm, processo di eh, come ecomuseo di interesse regionale al momento la candidatura è al vaglio proprio delle, eh, delle istituzioni regionali e ehm, anche qui mi preme sottolineare che non, ehm, non tutti gli ecomusei poi riconosciuti dalla regione siciliana eh, effettivamente hanno, hanno, i hanno i caratteri dell'ecomuseo di cui stiamo parlando, un processo lungo consolidato ehm, eh, negli anni. Ehm, eh, non entro ora nel merito delle differenze tra i diversi ecomusei ehm, siciliani, quello che però ehm, ancora una volta mi preme sottolineare è come il processo della ricercazione lo abbia, reso, ehm, lo abbia reso peculiare ora vedremo i caratteri specifici eh, che questo processo ha assunto non mi soffermo sul fatto che il nostro lavoro è stato fortemente ispirato eh, dalla convenzione europea del paesaggio di cui ha parlato eh, all'inizio del suo intervento simona eh, e che chiaramente ehm, è quel dispositivo eh, che eh, giustifica tutta una serie di ehm, cose per come le abbiamo fatto, dalla mappatura di comunità in poi, proprio perché ehm... È stata l'indagine del paesaggio percepito che ci ha consentito di mettere su tutta una serie di ragionamenti progettuali specifici e di azioni concrete, che però sono partite dalla domanda di fondo legata a come le persone che abitano eh, il territorio percepiscono gli elementi eh, dei paesaggi locali. Eh, quindi, diciamo, è stata sicuramente la Convenzione Europea del Paesaggio una delle, eh, uno dei riferimenti chiave del, della nostra azione, ma anche più recentemente la convenzione. Eh, sull'eredità culturale eh, Convenzione di Faro che è stata recentemente ratificata dalla, eh, anche dall'Italia e, e che diciamo sulla scia eh, sulla scorta dei ragionamenti elaborati eh, dalla Convenzione Europea del Paesaggio, amplia un po' il, eh, le questioni e, e, e mh, sulla base di queste due convenzioni sostanzialmente è stato possibile ricostruire la percezione che eh, chi abita eh, un territorio ha ah, di questo territorio in questo, in questo caso la Valle del Cimetro, eh, ma non solo in termini di percezione, di ehm, e formare una comunità di eredità che si ferma alla percezione, ma che intende trasformare questa percezione in azione, in trasformazione concreta della realtà attraverso una serie di eh, progetti concreti. In fase di pandemia abbiamo avuto uh, l'opportunità di rimettere in ordine tutti i ragionamenti che negli anni siano susseguiti, appunto, a partire dalla prima mappatura di comunità del, uh, del 2009 fino, uh, fino ad oggi. È chiaro che uh, in fase di uh, distanziamento interpersonale sono uh, mutate le modalità di interazione, quindi è mutata la modalità di um, continuare ad alimentare il processo di ricercazione. Questo ovviamente non ci ha. Ehm, come dire, scoraggiati, nel senso che la ricercazione riesce in qualche modo ad adattarsi, ehm, specialmente in quei contesti dove eh, questi ragionamenti già consolidati negli anni avevano fatto, avevano consentito la nascita di un soggetto pronto e preparato eh, a ehm, poter rimodulare le modalità di interazione eh, con eh, la componente universitaria, ma anche con eh, le persone al di fuori del. Eh, cioè iniziale della ricercazione eh, che si era ehm, costituito negli anni quindi la nascita l'esistenza del soggetto presidio partecipativo in quel contesto preparato già negli anni rodato a tutta una serie di ragionamenti svolti eh, in presenza in prossimità eh, ehm, che hanno consentito di allargare via via il cerchio del, del coinvolgimento anche durante la fase della pandemia eh, è stato in grado di eh, continuare a lavorare e riorganizzarsi, eh, continuando ad ampliare il cerchio di coinvolgimento, continuando a ehm, includere eh, diversi soggetti ehm, nel passare dalle eh, fasi precedenti ehm, eh, di eh, appunto di, di mappatura svolte negli anni a una nuova fase di mappatura mh, specifica per la candidatura del territorio comune o di interesse regionale. Questo è stato svolto ehm, appunto eh, attraverso tutta una serie di eh, dispositivi che molti di noi si sono trovati a utilizzare eh, durante la fase della pandemia, parliamo sia di tutti quegli incontri ehm, che, si svolgo, che, che si sono svolti online eh, e che eh, naturalmente con, con lo stesso spirito, seppur con forme e tecnologie differenti, hanno eh, continuato a, ad, essere, ad essere svolti. Vi do, ehm, qualche numero durante questa fase siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di uh, circa 90 persone, rappresentanti una trentina di associazioni sul uh, territorio di uh, uh, su un territorio abbastanza uh, vasto, uh, circa 11 comuni coinvolti, con una media di tre incontri a settimana uh, della durata di due circa due tre ore ciascuno. Uh, è chiaro che questo è stato, uh, come dire, uh, è stato fatto per far di necessità virtù durante la fase uh, del distanziamento interpersonale, ma ehm tutto questo oggi ehm, naturalmente mh, cosa sta producendo? Dei progetti che ehm, tentano di riancorare questa dimensione della, eh, del rapporto eh, tra eh, diversi soggetti che abbiano il territorio e di riancorarlo eh, nello spazio per cui diciamo la fase della, eh, della pandemia è servita a riorganizzare tutta una serie di dati pregressi e di riflessioni pregresse che negli anni si erano prodotte su quel territorio ma soprattutto a generare una nu un nuovo ciclo di progettualità fortemente ancorata con la dimensione dello spazio, con la dimensione relazionale dello spazio. Eh, cosa è uscito come progetti pilota messi eh, in campo e progettati grazie a questo periodo di riflessione svolto durante la fase di eh, distanziamento interpersonale che però si è tentato di non rendere distanziamento sociale. Eh, quattro progetti eh, che sono poi i pilastri del, dell'ecomuseo, delle prossime stagioni del, dell'ecomuseo, appena sarà possibile ricominciare a vivere concretamente eh, gli spazi un progetto pilota che si chiama Esiste un fiume che è finalizzato a far riscoprire la presenza eh, appunto di questo segno chiave del territorio, il fiume, i suoi affluenti, eccetera, ehm, a tutelare e valorizzare i corridoi ecologici presenti ehm, Monitorando sia la fragilità degli ecosistemi, ma anche utilizzando diverse forme d'arte, eh, il teatro, la musica, la fotografia, la pittura, come ehm, dispositivi per accendere delle nuove luci sul, sul fiume e sui, sui, sui suoi ecosistemi più rappresentativi. Eh, un progetto ehm, che si chiama Paesaggi Inclusivi ed è finalizzato ad invertire le dinamiche di esclusione sociale dei quartieri più marginali dei ehm, centri abitati della Valle del Simeto, ehm, nell'ambito del quale stiamo già svolgendo in modalità di distanziamento interpersonale ancora una collaborazione sia con una classe di 15 studenti un istituto scolastico superiore eh, e sia con un uh, gruppo di um, uh, giovani uh, reclusi uh, dell'istituto penitenziario di minori, uh, per minori di Catania attraverso uh, un percorso di giustizia riparativa uh, che stanno svolgendo insieme con gli studenti del, uh, della scuola um, superiore un percorso di education, per cui Paesaggi Inclusivi mh, tenta di, di mettere in atto tutti quei eh, meccanismi di riqualificazione dei paesaggi partendo dal presupposto forte di eh, voler eh, aprire il cerchio del coinvolgimento. Le varie eh, espressioni e forme di marginalità che possono emergere su un territorio e stiamo partendo, lavorando proprio con ehm, l'Istituto Penitenziario per Minori di Catania. Eh, un altro progetto pilota si chiama Il Museo in Campagna ed è finalizzato ad aprire le porte dei musei tradizionali al territorio, stimolando la comunità a ripercorrere la propria storia, riflettere ehm, diciamo, in maniera integrata sul proprio passato e produrre dei nuovi contenuti da includere nelle diverse, nei diversi contenitori museali più di tipo tradizionale già presenti sul territorio, e poi c'è un progetto che eh, mira a, ad attivare delle nuove catene del valore sul territorio eh, e che parte proprio dall'individuazione, da una nuova mappatura di questa volta di soggetti economici, i cosiddetti talenti della valle possono essere agricoltori, artigiani, eh, tutti quei soggetti economici con i quali è possibile, mettendo eh, a sistema diciamo, il, il loro operato, provare a rigenerare l'economia locale attraverso dei um, progetti di economia circolare. Eh, quindi sostanzialmente tutto questo ehm, che è esito di, una, ehm, di questa fase di, di coprogettazione svolta in modalità eh, distanziata, eh, naturalmente mh, si proietta nuovamente sullo spazio e si proietta fortemente eh, in nella dimensione relazionale dello spazio e quindi tutto ciò che è stato prodotto in questa fase di ehm, coprogettazione pandemica tenta naturalmente mh, in prospettiva di riagganciarsi e di... Riconsolidare le, le relazioni ehm, che si esprimono negli spazi e le relazioni di prossimità. Eh, per cui, diciamo, eh, il tempo del confinamento e del distanziamento eh, ci ha consentito, da un lato, di sistematizzare molti dei lavori eh, di mappatura pregressi svolti eh, nelle fasi precedenti del processo, eh, sia di continuare a indagare la percezione dei paesaggi e l'eredità culturale. Ehm, eh, proprio in relazione con quanto detto dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Convenzione di Faro ehm, usando sì gli strumenti tecnologici eh, ma ehm, proiettandosi continuamente nella dimensione relazionale dello spazio e, e tutto questo ci ha portato diciamo a ragionare su sull'opportunità di mettere in piedi una nuova dimensione della cultura di prossimità grazie al, agli ecomusei ehm, che non potrà che essere tradotta nuovamente in una riappropriazione degli spazi di vita ehm, quotidiani appena eh, sarà possibile ricominciare a uh, vivere eh, i luoghi in maniera ehm, eh, al di là del, del distanziamento ehm, interpersonale e, e gli esiti, tra gli esi della coprogettazione comunale mes me messa in atto in questi mesi ehm, vi è proprio l'individuazione di alcuni cioè sono stati diciamo mh, tra le varie mappe diciamo costruite in questa fase, eh, abbiamo individuato quegli spazi nei quali ehm, riaccendere la dimensione relazionale del paesaggio, eh, sia in contesti rurali ma anche in contesti, eh, in contesti urbani, soprattutto in alcuni dei quartieri ehm, marginali del, dei centri abitati della valle, e ehm, abbiamo mh, messo a fuoco come il dispositivo museale può essere mh, interpretato quindi come eh, forma organizzativa capace di rimettere a sistema una serie di questioni. Eh, accomunate proprio da questo bisogno di arrivita alla dimensione relazionale del paesaggio e di sperire concre concretamente le pratiche di democrazia locale eh, ancorate alla dimensione spaziale. E, e, naturalmente quindi diciamo per provare a, a concludere e eh, aggiungere una riflessione rispetto a quanto eh, aperto eh, dalla collega Laura precedentemente. la eh, Abbiamo vissuto un momento di adattamento a delle condizioni eh, di crisi che, che mh, hanno caratterizzato questi mesi. Adesso la proiezione e il bisogno è quello di eh, recuperare la dimensione relazionale di prossimità, eh, ancorata il più possibile agli spazi di vita del, del quotidiano. E gli eco-musei possono rappresentare un dispositivo utile in tal senso. Benissimo, grazie Giusy. Per, anche per questa conclusione, con questo auspicio positivo. e Allora, ehm, eh, maintenant la. Io eh, vais vous présenter le dernier. Eh, la dernière presentazione, le, le dernier dernier intervenant. Analisa Gampino e Vincenzo Todaro dovrebbero. Être presente, je crois. Oui, voilà. <laughs> Buongiorno, eh, piacere di, di conoscervi. un eh, piacere, eh, vedo anche Annalisa. Eh, eh, Annalisa Gampino e Vincenzo Todaro sono due eh, des enseignanti-chercheurs, chercheurs, eh, eux aussi, ma on se déplace sulla Sicilia. Euh, de l'autre côté de, de l'île, euh, on est à, à l'Université de, de Palerme et, et le, de, ils font partie du département d'Arc de l'Université de Palerme et, et leur intervention s'intitule « Demo spaces, euh, Ripensare lo spazio pubblico del dopo Covid-19 » et euh, la, leur contribution, on tente d'attirer l'attention sur l'articulation complexe entre les habitants, les lieux et les pratiques d'usage qui s'est déterminée pendant et après le pic pandémique. En se référant principalement à ces espaces intermédiaires entre les dimensions publiques et privées, l'intérieur et l'extérieur, l'urbain et le domestique, qui ont représenté des véritables filtres entre les besoins de séparation et le désir de communauté. Et plus précisément, ils vont nous parler d'un projet de recherche en cours qui est intitulé Demo Spaces et, et qui vise à explorer comment la sécurité personnelle et collective et le besoin de relations sociales ont été conciliés par des pratiques d'utilisation capillaire d'espaces de socialisation à petite échelle. Eh, il contributo di ehm, Annalisa Campino e Vincenzo Todaro eh, intende richiamare l'attenzione sulla complessa articolazione tra abitanti, luoghi e pratiche d'uso che si è determinata durante e dopo il picco pandemico, riferendosi soprattutto a quegli spazi intermedi di cui abbiamo parlato in diversi interventi oggi, tra la dimensione pubblica e privata, interna ed esterna, urbana e domestica hanno rappresentato veri e propri filtri tra il bisogno di separazione e il desiderio di comunità. E più specificamente ci presenteranno un progetto di ricerca in corso intitolato Demo Spaces che si propone di esplorare come la sicurezza personale e collettiva e il bisogno di relazioni sociali siano stati conciliati attraverso pratiche di uso capillare di spazi di socializzazione su piccola scala. <laughs> à vous la parole. Merci Simona. Bonsoir à tous. Euh, je vous remercie pour l'organisation et l'invitation à cette très intéressante conférence. Avec Annalisa Giampino, nous sommes enseignants à chercher, comme a dit Simona, en urbanisme. Et, et nous travaillons à l'Université de Palerme au département d'architecture. Euh, dans le cadre de notre recherche, nous avons toujours abordé les thèmes de l'espace public. Alors que, au cours de l'année Google, nous avons adressé notre travail de recherche surtout euh, sur le thème de la cité publique post-pandémie. Euh, dans ce contexte, euh, nous menons ce travail principalement sur deux fronts. Se eh, de la della ricerca dell'insegnamento universitario, notamente au sein del Laboratorio de Tecniche d'Urbanismo, e se lui del territorio con le attività dell'Istituto Nazionale d'Urbanismo Session Sicilienne, dont cui noi facciamo parte. Eh, in riferimento alle nostre attività di ricerca, il mio contributo essenzialmente si concentra sull'introduzione a quella che poi sarà effettivamente la presentazione del nostro... Eh, caso di studio che è quello di Demos Spaces che farà Annalisa Giampino. Eh, il mio compito è quello semplicemente di introdurre alcuni eh, contesti di ricerca e temi di ricerca con i quali ci siamo confrontati appunto in quest'ultimo anno e che riguardano essenzialmente eh, il tema appunto dello spazio pubblico e dell'aumento delle diseguaglianze e della negazione dei diritti. Eh, delle fasce eh, più deboli, ovviamente in contesti particolarmente interessanti dal nostro punto di vista, che sono quelli del, dell'Italia meridionale, eh, quindi con una prospettiva dal sud che guarda all'impatto all della pandemia, del lockdown, proprio eh, laddove eh, diciamo, queste, questi elementi di difficoltà si sommano a contesti socio-economici già fortemente eh, ehm, problematici. Uh, in particolar modo rispetto al tema dello spazio pubblico, i nostri eh, diciamo, eh, ambiti di ricerca si sono sempre orientati alla, come dire, alla verifica dell'esistenza uh, dell uh, uh, dell ancora eh, eh, dello spazio pubblico per come lo abbiamo percepito finora, o addirittura alla sua messa in discussione e con questa anche fondamentalmente alla messa in discussione in alcuni contesti eh, tra i più fragili dei valori culturali e politici eh, propri delle democrazie eh, occidentali ai quali il concetto di spazio pubblico è legato. Da questo punto di vista eh, diciamo una riflessione interessante è quella che eh, vede le condizioni soprattutto di lockdown che hanno interessato in tutti noi, viste dal punto di vista di una sorta di sospensione dei diritti generalizzata a causa dell'emergenza che eh, per alcuni passa anche attraverso diciamo, il, come dire, il fenomeno dello stato d'eccezione. Eh, ma eh, la prospettiva con la quale guardiamo a questo cambiamento, soprattutto dello spazio pubblico, è quella ovviamente del pianificatore, che guarda questi spazi non soltanto con l'esigenza di una nuova interpretazione, quindi di una nuova costruzione degli strumenti analitici e interpretativi per conoscerli e per risignificarli, ma anche e soprattutto sotto il punto di vista della, della progettazione, quindi della ridefinizione dei nuovi eh, valori eh, spaziali e anche simbolici che questi spazi in un contesto così delicato come quello che viviamo devono avere. Da questo punto di vista la prospettiva dal sud ci aiuta moltissimo perché appunto, oltre che a mettere in evidenza condizioni di difficoltà e di disagio doppie almeno rispetto ad altri contesti più evoluti, eh, pone anche in evidenza una sorta di eh, reazione ehm, inaspettata sotto molti punti di vista che produce sotto il profilo spaziale e pianificatorio anche eh, delle risposte innovative eh, rispetto ai problemi che eh, la ricerca evidenzia, eh, che passa attraverso la capacità delle comunità locali di reinventarsi e di risignificare spazi in parte abbandonati, spazi in parte sottoutilizzati ma che nelle condizioni appunto di lockdown che che stiamo vivendo diventano eh, condizioni diciamo eh, per la sopravvivenza. Tutto questo è soprattutto verificato in ehm, condizioni di estrema disagio che sono quelle dei quartieri di inizio all'esigenza repubblica in particolar modo nella città di Palermo eh, sui quali ci stiamo confrontando in particolar modo nel CEP, al CEP allo ZEN eh, con il supporto e questo è un passaggio innovativo rispetto a alla, alla, alla ricerca che conduciamo delle istituzioni pubbliche, da un lato il Comune di Palermo e dall'altro lo IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, che eh, prima eh, sono sempre stati eh, quindi, eh, ai margini di queste pratiche e che invece sono adesso parte di numerosi progetti, sia istituzionali che non istituzionali, eh, ma che guardano con particolare attenzione proprio alle pratiche insorgenti che le comunità locali, da un lato, hanno. Già in autonomia attivato in, questo, in questi periodi soprattutto, eh, ma che è appunto il supporto tecnico eh, esperto appunto del, del, dell'urbanista nel nostro caso può ehm, aiutare a eh, come dire. Eh, riconoscere e legalizzare perché in molti casi si tratta addirittura di spazi appunto occupati abusivamente quindi il passaggio attraverso un riconoscimento tecnico e poi quello legale diventa come dire un, uh, un metodo un metodo di lavoro per risolvere problemi sotto diversi punti di vista eh, non aggiungo altro a questa breve introduzione quindi passo la parola ad Annalisa che ci illustrerà il caso specifico di Demospaisis Buonasera a tutti, scusate io non posso fare nessuna piccola introduzione in francese perché purtroppo non lo parlo. Eh, condivido lo schermo, ditemi se vedete, metto in presentazione. Ok, condividi. Allora, se vedete io mi presento, se va avanti. Ok, allora il progetto Demo Space eh, nasce... Eh, da un'osservazione che eh, abbiamo fatto della percezione di quella che è stato lo spazio pubblico. Cioè, il 9 marzo, con il lockdown in Italia, le città si sono svuotate. Rispetto studi e ricerche che avevamo sempre condotto nel riconoscimento dello spazio pubblico come costrutto socio-spaziale, in qualche modo venendo meno l'interdizione dello spazio, ci siamo resi conto che ci trovavamo di fronte a uno svuotamento anche di senso dello spazio, non soltanto in senso fisico, ma anche in senso politico. Tuttavia, che cosa abbiamo notato? Che durante il periodo della pandemia, il, gli spazi, gli, gli spazi anche domestici che sembravano essere l'unica soluzione possibile per continuare ad avere una pseudonormalità, sono stati utilizzati in, in maniera eh, assolutamente eh, ospitando usi come. Molto differenziati fra di loro, dalla partita a tennis, che tutti avremmo visto, alla messa fatta sui tetti, al caffè che si veniva cambiato, scambiato per avere un minimo di socialità, alle case che avevano appunto questi eh, ballatoi che consentivano l'interazione umana. Ci siamo resi conto quindi, in qualche modo, a questa che diciamo è un'immagine emblematica di un quartiere di edilizia residenziale pubblica a Palermo, allo Sperone addirittura hanno festeggiato, una, hanno organizzato una, la Pasquette, quindi la grigliata che è tipica dei nostri contesti, in, in un terrazzo di un edificio di edilizia residenziale pubblica. A quel punto ci siamo chiesti quale potesse essere lo spazio pubblico. Cioè, al di là, e questo diciamo, è un dibattito ampio in letteratura, eh, basta inserire alcune parole chiave su Google, eh, escono un'infinità di articoli scientifici che sono stati prodotti sul tema dello spazio pubblico e su qual è il suo futuro, visto che lo spazio è la dimensione anche cruciale della prevenzione e del contenimento del virus. Non, ehm, in qualche modo, noi abbiamo notato che questi spazi intermedi. Soprattutto nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, che sono i luoghi su cui noi abbiamo focalizzato l'attenzione delle nostre ricerche, in qualche modo sono stati riadattati. Sono spazi ibridi, non sono, non sono domestici. Sono lo scarto del progetto, sono il non progettato in molti casi, almeno nei nostri contesti, nelle periferie pubbliche della città del, di Palermo. E in qualche modo, secondo noi, questi spazi potevano essere. Una, una microgeografia dal quale ripartire per ricostruire il senso dello spazio pubblico. Da qui il progetto Demo Space, che eh, in qualche modo lo spazio pubblico per noi è una dimensione rilevante nei quartieri di edilizia residenziale pubblica dove si vivono condizioni di marginalità, perché sono anche luoghi di. Di quella comunità come soggetto politico, e quindi per noi era importante riappropriarci di questa sfera democratica che in qualche modo la pandemia ci nega. Era anche l'abbiamo chiamato demos proprio perché si rende con, ci siamo resi conto, ma questo lo dice anche ampiamente la letteratura, che eh, la, la, la letteratura post disastro parla di eh, ricostruire. Di quella che è la ricostruzione nelle fasi post-crisi, post proprio dal, ripartendo dalle microgeografie del locale. E in qualche modo questa microgeografia del locale è il nostro demo, che appunto era il demo nell'antica Grecia, era l'unità territoriale minima, e demo perché vuole essere un progetto pilota replicabile e. E di facile attuazione. Da qui appunto la volontà di sviluppare questi eh, questo progetto. Il progetto, appunto, come vi dicevo, si eh, eh, da un lato oh, vuole cartografare e mappare quello che sono questi spazi e l'uso che è stato fatto di questi spazi e l'uso potenziale che si può fare. È un, un progetto di ricerca interdisciplinare, quindi coinvolge giuristi, coinvolge psicologi, coinvolge sociologi, geografi, architetti progettisti eh, e urbanisti. Quindi è una complessa compagine che indaga lo spazio da diversi punti di vista, capire anche in termini di benefici sul... Salute pubblica che mh, può avere la presenza di questa, di questa riprogettazione di questi microspazi in, in qualche modo modificare anche la modalità di intervento che tradizionalmente il soggetto pubblico ha eh, come dire identificato per intervenire su questi spazi e poi realizzare queste due azioni pilota e, mh, è un lavoro che fa, stiamo conducendo in collaborazione anche con il Politecnico di Milano e quindi da eh, vedere la possibilità tramite le eh, appunto le amministrazioni che hanno stilato appunto dei documenti programmatici tanto Palermo quanto Milano per poter affrontare il post pandemia, attivare delle lezioni pilota che possono in qualche modo eh, essere replicabili e utilizzabili. Il, eh, dove abbiamo fatto una prima applicazione di questo progetto Demospace? L'abbiamo fatta in un quartiere di edilizia residenziale pubblica di Palermo, che è appunto il quartiere CEP, certo, rinominato nel 77 San Giovanni Apostolo, proprio per eh, come dire, eh, liberarlo di quello stigma che in qualche modo è legato a questi acronimi che. Che contra contraddistinguono le, le, i quartieri di edilizia residenziale pubblica è un quartiere che ancora presenta una quota consistente di edifici di proprietà pubblica che non sono, e quindi di unità immobiliari che non sono state riscattate. È una, uh, un quartiere particolare particolarmente complesso perché convivono forme di occupazione non soltanto di eh, edifici pubblici non residenziali ma anche edifici pubblici, ma anche di unità abitative residenziali, quindi c'è questa ehm, come dire convivenza fra occupanti non occupanti, le assegnatari legittimi assegnatari, e, e dove e, tra l'altro lo spazio pubblico è sempre stato un elemento come dire un, il grande assente in questo quartiere. Queste, per esempio, ritornando alla pianta vi faccio vedere, queste dovevano essere le aree dei servizi, per intenderci, non sono mai state realizzate, sono sempre. State lasciate abbandonate di conseguenza questo diciamo è l'immagine dell'abbandono lo spazio pubblico è proprio l'elemento non progettato Il non esiste perché non è mai stato realizzato e in qualche modo eh, lavorare sullo spazio pubblico quando si ha a che fare con eh, quartieri di edilizia residenziale pubblica come que con questi pezzi di città diventava anche per noi importante eh, perché avere uno spazio pubblico durante questa pandemia accessibile e prossimo ha fatto la differenza, rimarca ancora le condizioni tra una marginalità. Di alcuni quartieri rispetto ad altri quartieri, cioè le dotazioni di spazio pubblico fanno la differenza e continuano a rimarcare le differenze e disuguaglianze tra ever ed not. Questo è una, un, un elemento che fa capire quanto la dimensione spaziale sia cruciale da diversi punti di vista e su quale appunto noi volevamo intervenire proprio perché ehm, la riteniamo una dimensione fondamentale. Come è stato utilizzato questo spazio pubblico prima nel prepandemia? Abbandonato, vandalizzato, come vedete in questa grande area, occupato abusivamente. Per esempio, questa è una scuola: questa è la scuola Saladino, oggi eh, ancora funzionante, mentre quella accanto è la scuola Crispi, occupata abusivamente da legittimi mh, assegnatari di eh, unità immobiliari di edilizia pubblica, che però allo stato attuale ancora non hanno avuto assegnato l'alloggio. O ancora è stato privatizzato, moltissimi hanno occupato il suolo pubblico realizzando questi spazi di, di pertinenza, eh, quindi hanno recitato proprio perché questo rimarca ancora di più il fatto che la, la crucialità della dimensione domestica in questi quartieri spesso è, è un fattore che esisteva anche pre-pandemia. Il lavoro che eh, noi abbiamo fatto su questi quartieri. È quello proprio di da un lato lavorare sulla mappatura di quello che era il patrimonio, cioè cercando intanto di capire le, le, le proprietà IACP, ACP, proprietà del comune e chi lavora nei quartieri di edilizia e residenza repubblica sa benissimo la difficoltà anche di reperire questo tipo di dato, spesso le proprietà si perdono nei meandri delle amministrazioni. E poi abbiamo lavorato sulla. Eh, sullo studio di queste pertinenze, su come sono state utilizzate durante eh, la, la pandemia e su un lavoro che già portiamo avanti da alcuni anni con le scuole, in particolare con la scuola Saladino, unico servizio presente all'interno del quartiere, un servizio che è veramente stato un presidio territoriale durante questa pandemia, ha erogato servizi che vanno al di là. Della, eh, come dire, della mission della scuola. Ehm, abbiamo avuto la fortuna di avviare questo processo di collaborazione con la scuola in una fase pre-pandemia eh, attraverso un progetto che si chiama PARC, eh, eh, finanziato da Fondazione con il Sud, Fondazione con i bambini, che ci ha permesso appunto di comprendere e lavorare con loro non tanto sulla mappatura degli spazi, eh, abbiamo fatto passeggiate di quartiere, abbiamo lavorato con, in, con i bambini su, proprio su queste mappature, abbiamo. Abbiamo lavorato sulla eh, la costruzione di un progetto che coinvolgesse, perché si lavora sulla povertà educativa, non soltanto con i bambini, ma anche l'intera comunità educante. Hanno preso parte a questo lavoro anche eh, le famiglie dei bambini, le, le, molte delle quali vivono negli spazi occupati abusivamente. Eh, e in qualche modo abbiamo cercato poi di restituire in un master plan che abbiamo costruito con, eh, alla luce di quel lavoro preliminare di conoscenza ma anche di progettazione che avevamo fatto, un'ipotesi di eh, riconfigurazione di questi, spazi, di questi spazi ibridi. Da premettere, una piccola, eh, un piccolo inciso che. Il, anche gli spazi questa struttura introversa che caratterizza questo quartiere in realtà però la comunità eh, per esempio degli occupanti della scuola che vi facevo vedere prima in realtà ha cercato di aprirsi al quartiere organizzava delle piccole attività all'interno dello spazio di pertinenza di questa scuola abbandonata proprio perché eh, è, è un'area è un quartiere dove non esiste lo spazio pubblico e si utilizza tutto lo spazio disponibile con dalla alla luce di quello che era il progetto e delle suggestioni che erano venute anche eh, il lavoro fatto con eh, i bambini delle scuole e con la comunità educante sono state quindi elaborate delle ipotesi con la liberazione appunto di questi spazi privatizzati e quindi restituiti alla collettività questi spazi di, di socializzazione che eh, vengono rivendicati venivano rivendicati nel pre pandemia già da la comunità e a maggior ragione durante il periodo eh, diciamo del post quando si sono cominciate ad allentare le misure di restrizione d'uso dello spazio pubblico, la comunità ha ribadito l'esigenza di avere questi spazi eh, a, di, a disposizione in, eh, facendo appunto una serie di eh, richieste a quello che è il, il comune. E queste sono tutte le ipotesi che abbiamo elaborato anche con i bambini rispetto a quello che erano i loro desiderati. Considerate che un'area di 33.000 metri quadri è un'area con degli spazi, proprio perché il modello era quello razionalista, diciamo, che ha informato questo tipo di progettazione. Sono spazi molto ampi, gli spazi non progettati, i vuoti presenti all'interno di questo quartiere che potrebbero effettivamente essere riqualificati. Destinati a spazio pubblico per, per la comunità, quindi uno spazio pubblico di, di prossimità. Queste sono altre ipotesi progettuali che sono state sempre elaborate. Questo per esempio è un lavoro che abbiamo fatto sulla scuola, cioè la scuola che eh, sia la struttura occupata che non occupata, si libera dei cancelli, cioè rompere le recinzioni che dividono questo nettamente spazio pubblico Uh, lo spazio pubblico, lo spazio collettivo, se vogliamo utilizzare una diversa dizione da quello che è lo spazio privato domestico. Questo perché già è, una, è un, un quartiere che della segregazione spaziale lo ha vissuto nel pre-pandemia, lo, vi, lo vive come condizione permanente e in realtà tanto nella comunità quanto nel che ha partecipato a questo progetto, quanto nella volontà dei bambini, c'è cioè proprio la la volontà di rendere permeabile lo spazio. E in qualche modo loro, eh, diciamo, in quegli usi impropri che ne hanno fatto di questi spazi, hanno proprio interpretato questo, cioè prima ancora che nel lessico progettuale pandemico entrassero parole come Temporaneità, permeabilità dello spazio, in realtà in queste pratiche adattative che già mettevano in campo, che sono strategie di sopravvivenza spesso in questi quartieri, quelle, eh, quei concetti erano declinati. Cioè, lo spazio occupato della scuola era all'occorrenza, lo spazio di aggregazione dei bambini, lo spazio del dopo scuolo, lo spazio dell'attività sportiva che non si ferma alla piccola comunità di occupanti, ma che in realtà si apriva a tutto il quartiere. Quindi l'idea proprio di abolire e rendere e reinterpretare quello che, che era questa esigenza di permeabilità e temporaneità dello spazio, secondo noi, può essere un'ipotesi per, come dire, ragionare su quello che può essere lo spazio pubblico post-pandemico. Queste sono altre ipotesi, hanno ipotizzato orti urbani an, uh, su quelli che sono i grandi vuoti non progettati. Ovviamente. Eh, mi ricollego qui anche alle difficoltà di condurre questo tipo di ricerca con le comunità in un momento come, la, come quello che stiamo vivendo. In realtà condivido le, eh, come dire, i dubbi sollevati in qualche modo da Laura Saia precedentemente, perché ad esempio noi abbiamo dovuto interrompere in questo momento questo percorso, soprattutto con le comunità, perché eh, il digital divide è... È uh, un elemento strutturante di, di questa, della comunità eh, che vive prevalentemente al CEP. Abbiamo dati da parte, per esempio, della scuola: del fatto che non riescono a raggiungere, ci diceva appunto il, il dirigente scolastico, quasi il 70% dei bambini nelle, nella, nel momento in cui. Cui sono in modalità a distanza. Quindi nemmeno una soluzione, diciamo, digitale può in qualche modo aiutarci in, in questo tipo di lavoro e in questo momento siamo in una fase anche noi di step, anche se in qualche modo il seme di quello che è il progetto, il lavoro fatto in questi anni su questo quartiere, in qualche modo sta eh, come dire, sta andando avanti. Per esempio, eh, il per il semplice fatto che eh, la la comunità coinvolta nel progetto ha fatto pressione con l'assessore all'urbanistica affinché si riqualificassero sulla scorta anche di questi progetti che ci sono per ora in corso, queste aree che avevano individuato e riprogettato in, uh, insieme a noi e insieme anche all'unica associazione che opera nel quartiere che è l'associazione. Appunto, San Giovanni Apostolo. In da questo punto di vista, diciamo il piccolo passo in avanti che abbiamo fatto è appunto questa interlocuzione con il comune di Palermo, che vorrebbe che è proprietario per gran parte sia delle aree che delle, degli edifici che sono presenti al, al quartiere, nel quartiere appunto a, a, ci hanno chiesto la, la possibilità di avviare una finita diciamo questo momento di eh, come dire di, di pandemia avviare quella che è una collaborazione per la riprogettazione di questi spazi quindi diciamo siamo fiduciosi che potremmo in qualche modo eh, come dire ritornare a lavorare con le comunità probabilmente secondo modalità anche diverse, ma non penso digitali. E, mh, tuttavia, il, uh, una cosa su cui comunque uh, continueremo a lavorare è proprio questo concetto di spazio pubblico e di questo uh, spazio della democrazia che in qualche modo è rappresentato da Demo spaces Spero di essere stata sintetica, non volevo togliere troppo tempo al dibattito. <ride> Eh, scusate, non riuscivo a, a, a togliere il, eh, il muto. Eh, 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 grazie, eh, merci, merci beaucoup, Annalisa. Grazie Annalisa, e soprattutto perdonami per aver sbagliato il tuo cognome durante la presenza. <ride> non so dove l'ho letto, cioè mi avevo fatto un appunto sbagliato, ma eh, perdono. <ride> Scusami, siete eh, vraiment très, très intéressant. Et dans les temps, et donc euh, c'est ça dans les temps, donc oui, parfait. Et, et maintenant, euh, Sylvana, euh, je ne sais pas comment tu veux conduire un peu la, le débat parce qu'on a terminé les interventions et euh, on est, je crois, prêt pour euh, euh, partager un peu des. Euh, des réactions, oui, merci Simon pour uh, euh, d'avoir coordonné cette session uh, de l'après-midi qui a été fort intéressante, surtout pour moi. Que somme toute, je suis sicilienne donc, je, je, il faut que j'avoue que j'ai pris du plaisir à, à euh, entendre un peu les contributions de mes collègues qui sont ici qui ont la chance euh, d'être ici. Euh, D'ailleurs, euh, je les remercie tous euh, d'avoir euh, participé à l'initiative, de nous avoir euh, rejoints pour uh, cette journée d'études. Euh, alors, euh, moi, je dirais librement, hein, sans trop faire des distinctions entre matin et après-midi, on pourrait commencer le débat. Moi, je trouvais énormément de résonances avec beaucoup d'interventions qui sont arrivées après la mienne. Euh, donc, je, je pense que la meilleure des choses serait que librement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à, soit si vous n'êtes pas trop à l'aise euh, à intervenir, de les écrire, euh, on pourra les lire ou sinon d'intervenir directement. Donc, on, on laisse déjà la parole au public. Bello, eh, lo, lo dico anche in italiano perché mi sa che siamo rimasti più italiani che francesi quindi vi, vi ringrazio molto, eh, ringrazio molto anche coloro che sono intervenuti questo pomeriggio. Eh, sono stata molto contenta di ascoltarvi perché io sono siciliana e quindi ho avuto l'occasione di, di, di scoprire delle ricerche molto belle, molto approfondite, interessanti che sono in corso. Uh, vi ringrazio veramente di avere partecipato uh, io direi che possiamo cominciare il dibattito uh, senza fare distinzioni tra mattina e pomeriggio stamattina non siamo riusciti per ragioni di tempo a fare il nostro piccolo dibattito che avevamo <ride> previsto e quindi adesso direi che uh, visto che i richiami ci sono tra, tra i diversi interventi sia mattina che pomeriggio d'altronde erano stati mescolati apposta perché ci fosse un'interdisciplinarità anche un'interscalarità tra, tra mattina e pomeriggio, oh, quindi eh, lasciamo libera la parola o oh, anche la scrittura per chi non vuole intervenire eh, eh, attraverso delle parole e eh, eh, chiediamo di usare o il, o, o il francese o, o l'italiano. Sì, Marianita, brava! siamo <ride> <'è> il ghiaccio! <ride> aspettando che qualcuno del pubblico si riscaldi per tu le domande il pubblico pure appunto però volevo approfittare mh, volevo approfittare per, per fare un aggancio all'ultima presentazione che mi ha particolarmente interessato perché eh, su un altro fronte che sono appunto gli spazi eh, Intermedi, noi li abbiamo chiamati eh, in francese les espaces entre les bar eh, in between slabs in eh, anglais e sì, in inglese. <ride> eh, ehm, sarei super contenta di continuare a, 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 a scambiarci eh, informazioni eh, eh, perché ho lavorato in Italia sul caso di Corviale. Uh, ma a scala internazionale su, sulla Mongolia, sulla, anche sulla Francia, uh, e quello che trovavo interessante, allora mi chiedevo. Io non ho potuto fare terreno durante eh, la situazione di, eh, pandemica, ma erano effettivamente è una ricerca che, che porto avanti da quattro anni, eh, e quello che mi chiedevo rispetto uh, alla vostra osservazione eh, era quest'idea quest, quest della pianificazione che eh, innesca un processo di. L'avete chiamato restituzione degli spazi occupati. Ora, dal mio punto di vista, più che di restituzione, visto che in realtà erano spazi che erano stati pianificati, ma non sono stati spesso eh, poi costruiti. Quindi, non è un default di pianificazione, ma di eh, costruzione, di gestione di spazi commerciali o altro, servizi in ambito di, di, di case popolari. Insomma. La, la questione è super complessa, però mi chiedevo se invece non ci fosse stata una voglia da parte anche di chi li sta di fatto gestendo adesso di rivendicare il loro ruolo in quanto, in quanto eh, come posso dire, mh, sì, attori locali fondamentali da una parte e, eh, e di pianificare non tanto per una restituzione, ma per una ridefinizione di questi spazi come spazi comuni, cioè riprendendo anche le altre ricerche di, di Silvana e di altri e sulla questione degli espaces de vie, eh, mi chiedo eh, quanto l'idea sia restituire a un pubblico, quindi come posso dire, eh, ritornare ad una norma o invece ripensare lo statuto anche giuridico di questi spazi eh, e andare un po, più, un po' oltre, insomma, non tanto rispetto anche a questa cosa no, della, di quello che ci insegna l'eccezione. Eh, che dal mio punto di vista è più interessante rispetto a una riforma. L'eccezione ci deve imparare a, a mettere a distanza la norma, non tanto a riprodurla, tanto per riprodurla. Ecco, quindi mi chiedevo nel vostro caso di Palermo, tra l'altro anch'io sono palermitana di origine, eh, qua quale sia stata la. la, la, la come posso dire, che, che, che polso avete del terreno? Euh, voilà. Donc pour les étudiants qui sont euh, francophones, surtout la question, vous le savez. Alors, si c'est mes étudiants, mais vous le savez que je travaille sur les questions de l'entre-deux-barres dans des contextes à échelle internationale, et donc le cas de Palerme me semble particulièrement intéressant puisqu'en plus les collègues ont pu faire du terrain pendant la pandémie. Donc la question, c'est de, de, de leur demander. Je leur ai posé la question si effectivement ils ont, euh, ils ont pu observer des phénomènes de revendication de ces espaces, non pas en tant que euh, reformuler leur normalité, enfin les remettre à la norme, les restituer à l'espace, on va dire, public, ou plutôt des exemples qui peuvent nous faire reformuler la définition même de ces espaces en termes d'espace commun, en termes d'espace partagé, et qui, en fait, inverse la tendance de dire, bah, soit il y a des espaces intimes. privé, sia l'espace pubblico, no, là c'è le forme ibride, giustamente, allora mi sono chiesto la questione delle rivendicazioni des un e degli altri vis-à-vis di questi spazi. Allora ti rispondo per, per punti, per quanto riguarda la questione della norma ce lo siamo posto, fatto sta che anche il, il gruppo che è in teoria la compagine interdisciplinare che fa parte di questo gruppo, eh, appunto, c'è anche un giurista proprio per comprendere se in qualche modo si possa andare al di là di una norma sì. che pone come dire, un limen tra ciò che è pubblico e ciò che è privato o anche pubblico, collettivo, legittimo o illegittimo quindi ci siamo posti il problema della norma e ce lo stiamo, in realtà ancora non è un tema neanche facilmente risolvibile mm. è anche vero che in questa direzione sta avvenendo in soccorso un regolamento sui beni comuni che sta, mm. è per ora in fase di eh, discussione all'interno del Consiglio Comunale è da anni che se ne discute, però dovremmo essere arrivati, diciamo, addirittura d'arrivo alla sua approvazione. Che in realtà, proprio sulle proprietà del Comune, apre un capitolo nuovo di questa gestione affidata ai cittadini perché è fatto appunto sul modello: non so per quanti lo conoscono, del modello dei regolamenti lapsus elaborati inizialmente per Bologna. Quindi si sta lavorando proprio su questo concetto di bene comune che in qualche modo supera questi, queste, queste barriere imposte dalla norma. Dal punto di vista della rivendicazione eh, di quegli spazi, in realtà il, eh, il, gli occupanti hanno sempre avuto, soprattutto gli occupanti, una necessità di eh, sentirsi parte di comunità. Mm. Quindi eh, non hanno mai una rivendicazione sugli spazi esterni quanto sullo spazio interno, cioè sullo spazio interno, quello domestico che si sono faticosamente costruiti e, e che rappresenta di, del resto la loro casa, per cui ogni forma eh, di, come dire, eh, è, è una violenza per loro, esattamente. Sugli spazi invece di pertinenza sono sempre quelli su cui loro hanno cercato di instaurare un rapporto con la comunità anche per farsi accettare, mm -hmm. cioè nel senso che all'inizio, visto che erano anche visti eh, diciamo con diffidenza dagli abitanti del quartiere, da, eh, eh, da quanti vivevano già da prima, perché sono comunque arrivati relativamente recente, parliamo di 12 anni fa. La comunità che invece è residente allo Zen è residente già da almeno 30 anni, quindi diciamo c'è una comunità di lungo corso e una comunità neoinsediata, come se fossero i nuovi arrivati. Quindi su questo spazio loro hanno sempre invece giocato il loro essere parte della comunità. Almeno diciamo quindi non hanno questo tipo di rivendicazioni, ce l'hanno sullo, sullo spazio domestico, su quello sì. Quindi, e, lo, e lo Stato? In realtà il, la scuola eh, il, com il comune, perché mm. del comune questa scuola ha aperto un'interlocuzione perché vorrebbe avviare sulla scuola del CEP un processo di riconoscimento e della residenza, perché sono tutti legittimi assegnatari di eh, mm -hmm. alloggi pubblici, cioè sono nelle liste di emergenza di Palermo. Vorrebbe avviare o un progetto pilota di autorrecupero. Con il, 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 i fondi di finanziamento che presumibilmente arriveranno, e con questo piano che è per famoso le periferie, che doveva arrivare pre-pandemia, forse anche con una quota a parte di soldi che dovrebbero venire dal, dal Recovery Fund, in realtà hanno questa volontà di avviare un'esperienza eh, pilota di autorrecupero di questo edificio. O ancora, o, o quantomeno, in questa prima fase avviare un processo per il riconoscimento della residenza. Quindi, mm -hmm. in realtà c'è stato un cambio di paradigma nell'amministrazione, nell che ora le, le riconosce e li porta su un piano della visibilità. Prima erano mm -hmm. su un piano dell'invisibilità, erano la zona grigia, no, mm -hmm. non, è perché era anche serbatoio di voti, con tutto quello che comporta in contesti così certo. complessi come diciamo da palermitana sei bene, sono mm -hmm. eh, come dire, eh, luoghi complessi ad alta complessità se posso, yeah. se posso aggiungere ancora una cosa sullo zen, in realtà non ne abbiamo parlato come caso di studio però l'abbiamo nominato più volte, eh, nel caso dello zen, eh, è la struttura architettonica del, del complesso che si presta che è ricchissima di spazi ibridi e questi mm -hmm. spazi ibridi intermedi sono quelli che effettivamente noi stiamo osservando dal punto di vista dell'uso come spaz dei vi come abbiamo sottolineato prima eh, fatto appunto dai cittadini in realtà gli interessi in gioco sono molteplici perché da un lato ci sono gli occupanti che li sentono propri dall'altro c'è l'amministrazione pubblica che ha perso totalmente il controllo di questi spazi fate conto che un terzo del degli immobili dello Zanda circa 800 sono occupati abusivamente e l'istituto. Autonomo Case Popolari, che ne è il proprietario, non ne ha contezza, non sa cosa stiano facendo. E dall'altro, invece, l'interesse delle associazioni, che poi sono quelle che lavorano con noi come università, che ha come obiettivo quelli, quello di portarli ad un riconoscimento come spazi comuni. Uh -huh. però il passaggio è molto difficile, perché da un lato c'è l'interesse privato, o che è sentito come privato, da parte dei cittadini dall'altro mm -hmm. l'amministrazione pubblica che li rivendica come spazi pubblici e dall'altro l'opportunità di quantomeno restituirli alla collettività come spazi condivisi. Mm -hmm. eh, questo è un po' l'obiettivo del, del lavoro, almeno sullo Zen. Mm -hmm. È chiaro che alla fine c'è l'obiettivo di un loro riconoscimento come spazi comuni, quindi mm -hmm. il processo di eh, normalizzazione, legalizzazione chiaramente è l'obiettivo finale. Però è un processo molto delicato perché si, eh, ci si sconta con le sensibilità dei cittadini che non sono secondari rispetto no. ai soggetti in gioco, ovviamente. Grazie. No. Io volevo aggiungere che sono molto contenta che ci siano dei patti di collaborazione, comunque che si prepari il terreno per i patti di collaborazione anche al Sud, perché so... Da varie esperienze che il Sud, purtroppo, per varie ragioni è un terreno che presenta molte difficoltà rispetto a questi, a questi patti, e penso invece che sia una, un orizzonte che diventa sempre più concreto visto che la pandemia, in qualche modo, ha il merito tra i mille demeriti che ha, di obbligarci a guardare le risorse che abbiamo. E tra queste c'è sicuramente lo spazio pubblico che può diventare spazio comune, appunto, spazio di cura. Non so se voi eravate tra noi stamattina, eh, non mi ricordo i vostri nomi eh, di, di Palermo, i ricercatori Annalisa di. Annalisa e Vincenzo. Ecco, an, an, Annalisa e Vincenzo, io ho parlato di um, Urban Care. Eh, sicuramente resteremo in contatto perché le nostre ricerche hanno molti punti in comune. Eh, io adesso vorrei anche eh, aprire se voi stessi avete altre domande verso altri o altri eh, hanno del, delle altre osservazioni. Vorrei così la parola a. Au public français, nous sommes restés, on a créé un entre-soi. On a créé un espace d'exclusion. Euh, euh, J'avais lu une intervention de Patrice Ceccarini. Je sais pas s'il veut euh, intervenir directement, ou sinon, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, euh, je oui sais pas. Merci beaucoup, Patrice Ceccarini ou Patrizio voilà. Ceccarini. des okay. à tradition italienne, mais je n'impliquerai pas le français. D'accord. moi de, de parler sans vision, sans caméra, mais j'ai des problèmes de connexion et je ne pouvais pas, vu votre appel, de ne pas venir, parce que ce sont des sujets extrêmement importants. Euh, qu qui n'ont pas été beaucoup traités dans les questions architecturales et urbaines, en tout cas en France, même s'il y a bien sûr des personnes qui s'y intéressent. Mais c'est quand même pas le mainstream. Je dirais que euh, votre sujet et votre conférence, Alors, je suis arrivé très tardivement, donc j'ai raté quasiment toutes les conférences, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et, et ça a eu un effet d'affordance, si on peut dire, qui est une notion pour moi très importante qui euh, a fait que je suis venu vers vous. Je dirais que, bien sûr, vous avez beaucoup étudié des cas, des, cas, des études de cas. Et ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est plutôt les généralités, ou du moins les aspects génériques, théoriques qui sont sous-jacents. Je dirais que, si vous voulez, pour ma part, la crise du Covid est une question de première importance parce que, évidemment, il y a des enjeux écologiques complexes derrière tout ça, des problèmes liés aux énergies. Euh, on se rend compte maintenant, si vous euh, vous référez aux propos de, des gens comme Jean Covici ou Gal ou d'autres, euh, qu'il y a euh, un, euh, comme dire, une corrélation entre la production de pétrole, la, le, le changement d'état euh, du climat, et évidemment la destruction territoriale, euh, agricole, environnementale. Donc, ceci dit, cela veut dire que nous sommes en train de rentrer dans une phase de changement de paradigme massif. C'est que de bon an, mal an, nous devrons aller dans cette direction de changement. Et ce qui, moi, me semble évident et fondamental, c'est que dans ce, dans ce changement de, 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 de situation, nous prenons conscience de notre corporéité, de notre vulnérabilité, évidemment de l'approche qui est vraiment la base des éthiques du cœur. Et pour ma part, la question architecturale est d'abord une question de soins. De, de apporter au territoire, aux interactions entre les milieux donc ce que moi j'appelle les écumènes, et les humains. Les humains parce que je ne parle pas d'hommes parce que quand on parle d'hommes ça m'agace euh, mais pardonnez-moi <laughs> je dirais il y a des humains il y a aussi des transgenres il y a des queers, il y a plein de choses qui se passent et il faut euh, considérer cette humanité dans toute sa complexité euh, et nous rentrons aujourd'hui dans une approche où le phénomène vivant devient la base même des interactions et que les lois qui ont été édictées pendant les 70 dernières années, 75 dernières années après-guerre, sont des lois de production avec des bases arbitraires. Et là, on voit très bien combien la modernité est en échec. Euh, on voit très bien que la modernité est une doctrine qui est basée sur une production illimitée avec des ressources considérées comme illimitées. Nous sommes arrivés à peu près 8 milliards d'habitants désormais. Nous étions en euh, 50, à peu près 2,5 milliards. Évidemment, toutes ces corrélations en architecture, en, enfin en France, hein, et dans les écoles les plus, euh, je dirais, les moins avancées, pour ne pas dire les, franchement les plus retardataires hein, donc, auxquelles j'appartiens, euh, vraiment, ces questions ne sont pas traitées du tout. Alors, avec le Covid, le Covid, comme vous l'avez dit, euh, ben, a un, ça a mérite, dans cette, dans cette situation dramatique, de nous rappeler à ces changements d'état, à ces changements de production, d'organisation. Je pense que là, euh, les règles telles qu'elles sont fondées ne tiennent plus. Elles ne sont pas fondées sur le réel, elles ne sont fondées que sur des, euh, des mythologies. Nous avons vécu sur du story, storytelling, euh, des histoires, des récits, des mythologies commerciales. Et l'architecture a vécu pendant 70 ans, avec peut-être pas les après-guerres, qui étaient déjà plus raisonnables, mais en tout cas à partir des années 80, sur, pour les années que j'ai vécues, jeune homme, j'ai vécu que du storytelling et une sorte de délire total. Pardonnez-moi pour être, pour ma franchise, mais c'est vrai que ce n'est pas du, du politiquement correct, mais néanmoins je pense qu'il y a des enjeux de changement de paradigme. Alors, moi, je me réfère évidemment à Vitruve, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, sur les questions de Vénustas qui n'ont rien à voir avec la beauté comme on peut le croire, mais c'est lié à une notion fondamentale, celle de la vie, c'est-à-dire celle de la génération, c'est-à-dire des matrices, c'est-à-dire de ce qui fait la vie. Et donc, établir des structures urbaines, territoriales, concerne la vie, et c'est relié évidemment à la pensée hippocratique, à la pensée lucratienne, etc. Et donc, l'approche d'aujourd'hui devrait se fonder sur des approches évidemment complexes, qui considèrent tous les niveaux de complexité qui interagissent, qu'elles soient, comment dire, naturelles, environnementales, mais aussi anthropologiques, de croyances, etc. Et cette hébridité doit pouvoir être filtrée, pour pouvoir être comprise en mode complexe, en mode systémique. On n'est plus dans le principe des tuyaux, comme disent les ingénieurs, dans les silos. Où les choses circulent indépendamment sans savoir ce qui se passe autour. Aujourd'hui, on ne peut plus penser la question urbaine et architecturale sans avoir cette pensée complexe qui était justement à l'origine de la pensée vitruvienne. Voilà, donc moi, je, 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 pour ma part, j'ai engagé des enseignements à Paris-Val-de-Seine un peu scandaleux, du genre, euh, euh, comment dire, conjurer les catastrophes naturelles et sociales et, point, euh, enseignement post-Covid. Pour vous dire clairement qu'il y a lancement anti-Covid et lancement post-Covid. C'est-à-dire que si nous n'allons pas dans cette direction, nous affronterons les catastrophes les plus terribles qu'on puisse imaginer. Alors, je ne veux pas être non plus collapsologue, catastrophiste, bien que j'ai écrit un livre qui s'appelle Catastrophisme architectural il y a près de 20 ans, mais ce n'était pas du tout de ce catastrophisme-là dont je parlais. Je parlais du catastrophisme de René Thom et des problèmes de morphogénèse. Donc, évidemment, on peut modéliser tout cela, on peut créer des synergies, on peut faire des diagnostics des territoires et établir des stratégies qui permettent de comprendre comment sont constitués les territoires et de trouver des solutions spécifiques à chaque lieu, à chaque territoire, à chaque micro-territoire, sachant que notre corps Gaïa, comme dirait la tour, ou je l'Oplov, est, est un corps vivant. Qui a une caractéristique assez étrange parce qu'elle peut se définir selon l'endroit où vous vous posez, là où vous établissez un lieu. Ce corps peut être défini, catégorisé comme une sorte de code génétique environnemental qu'on peut traiter et qu'on peut comprendre et, qu peut, et qui peut nous servir à élaborer des plans d'urbanisme, des plans d'aménagement du territoire, des bâtiments, mais aussi les ambiances et tout ce qui est relié à la, on dire, à la, aux dimensions psychologiques ou psychosomatiques. Là, nous rentrons vraiment dans la question de la santé. Euh, et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, je pense que vous avez choisi un sujet vraiment de première importance et je pense que c'est le sujet majeur, c'est le sujet du 21e siècle, probablement, en tout cas à mes yeux, ça me semble de première importance et non plus des dissertations à non plus finir, de savoir si on peut réformer une règle. Si la formule mathématique est mauvaise, si les formules algorithmiques sont erronées, il ne change rien d'en changer quelques paramètres. Il faut carrément tout effacer et reprendre l'observation des territoires en termes de phénoménologie, ou en termes de, de compréhension des mécanismes, et aussi de traduire cela en termes de structure. Mais attention, la structure se plie ce sont des modèles qui se plient au réel, et ce ne sont pas les structures qui font la loi. Jusqu'à maintenant, les structures ont fait la loi, ont écrasé non seulement les territoires, mais aussi les humains. Voilà, donc, je, je, Bien sûr, je suis sous les égides des grandes images de, 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 de gens comme euh, euh, Philippe Descola, bien entendu, qui, pour moi, sont des figures tutélaires, évidemment, importantes. Et, euh, et c'est comme cela que nous devons élaborer une science architecturale qui soit une science de l'hybridation, une science des, générale des relations. Et c'est aussi une science holistique. Donc, l'architecture est un phénomène naturel, je précise, pour moi, c'est tout pousse, les plantes, les arbres, les animaux, les choses, les minéraux, mais même les villes, pourquoi pas, les termites et d'autres choses. C'est un phénomène naturel, l'architecture. Par contre, l'objet de la science qui étudie l'architecture, c'est la science architecturale et là, nous avons une épistémologie, en France en tout cas, en Italie peut-être un peu moins gravement, néanmoins il y a d'autres problèmes en Italie que je connais bien, euh, euh, qui font que nous ne savons même pas comment est composée notre discipline. Nous ne savons même pas comment elle est faite. Et nous avons, et pour être précis, au niveau du CNU, donc, le Conseil euh, donc, euh, National des Universités, l'architecture devrait être comme la médecine, avec plusieurs champs, et nous n'avons même pas un champ à nous-mêmes, parce que nous ne savons même pas qui nous sommes. <laughs> voilà, j'ai un peu d'humour à l'italienne. En France, ce n'est pas toujours évident. Ah oui. C'était ouais. et quindi Je vous remercie, euh, Patrice. Euh, euh, je regrette seulement que vous nous ayez rejoints seulement à, à la fin de cette journée, mais si vous voulez. Euh, je peux vous envoyer euh, l'enregistrement si vous avez le courage de, euh, de l'écouter euh, euh, sur la matinée. Euh, parce qu'on a abordé euh, beaucoup des sujets que vous avez évoqués là à l'instant. et Donc, je pense que ça pourrait vous intéresser. J'ai peut-être euh, un, un peu l'arrogance de, de le dire, mais j'espère que ça pourra vous intéresser. Et je suis absolument d'accord sur la question qu'il faut casser les mythes. C'est vraiment le moment. Et maintenant ou jamais, parce qu'on on a tous grandi avec le mythe de la croissance, il faut arrêter ça, il faut arrêter beaucoup de mythes. Euh, et, et surtout, là ce matin, je parlais euh, d'une solution possible, euh, vous parlez de, de solutions euh, pour chaque territoire, je suis vraiment entièrement, absolument d'accord, il faut arrêter avec des, des formules planétaires, voire interplanétaires. Chaque territoire a besoin d'observation, d'écoute. Chaque territoire fait un milieu, fait une écumène, fait euh, une société différente, qui a besoin d'échanger, de se mettre en relation avec les autres, mais qui a ses spécificités, qui a besoin euh, d'une approche euh, plus holistique, comme vous dites, une approche plus humaine, en fait, plus, plus humaine. Euh, et euh, euh, moi, j'ai parlé de euh, ce matin de Care, justement à, à ce propos, euh, incitant Patrick Guedes euh, pour cet avis qu'il qu avait de euh, cette pratique euh, cas par cas, oui, euh, observation en profondeur attentive. Absolument. Absolument. Donc, euh, je vous enverrai ça et, et oui, peut-être oui, pourra oui. continuer nos échanges. Euh, Là, pour le débat, c'est un peu plus difficile de, de s'arranger avec les traductions. Mais s'il y a d'autres interventions, si ci sono altri interventi italiani, francesi, nous sommes contents. Non, non, je ne sais qui est resté, faisant un bref giro. Je ne sais si nous sommes plus italiens ou français. Sylvana, par rapport aussi à cette critique de la modernité qu'évoquait Patrice, tu as aussi cité Illich comme référence principale au début de ton, de ton intervention. Et je pense que, outre que la période qui, se, qui, qui nécessite ou qui nous rappelle, peut-être le rappel le plus important, c'est justement celui-ci c'est-à-dire qu'on voit de tous les côtés euh, cette, cette, des invitations à considérer de manière critique la modernité et Ilich et, et c'est une des grandes références pour nous aider dans cette, dans cette mise à distance de notre propre système euh, donc on y est en plein et je pense que plusieurs de cas qui ont été présentés euh, reflètent cette... Euh, cette, euh, à différents niveaux, les échecs qui étaient, c'est ce que j'essayais aussi de montrer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des échecs qui étaient là bien avant euh, la pandémie et que, et que la pandémie n'a fait qu'exacerber d'un côté, mais ce sur quoi on peut s'inquiéter, c'est les capacités de réponse euh, du système capitaliste qui, qui répondent de manière extrêmement rapide euh, à, à, à ça. Voilà. Oui, si je peux Oui, oui, Patrice Excusez-moi, je suis évidemment absolument confus d'avoir raté toutes vos conférences et aussi celle de Jean, qui m'auraient beaucoup intéressé, évidemment tout cela est déterminant, je vais écouter volontiers vos conférences à distance et post-cast effectivement, la critique de L Ivan Yelich, c'est ce que j'avais lu quand j'étais arrivé à l'école d'architecture. J'avais des, des, des enseignants de sociologue qui étaient formidables, qui m'avaient enseigné, bah oui, une, une société sans école, ça a été un choc pour moi, évidemment. Je ne comprenais pas vraiment, mais à la fin, j'ai fini par saisir qu'il y avait des choses qui ne connaissaient pas. Et c'est vrai que la modernité, euh, au-delà de la question stylistique, qui est intéressante pour la question de syntaxe, Puisque la modernité, je les fréquente, moi, je fréquente les derniers bastions de la modernité à Paris-Val-de-Seine, je, je, je comprends très bien l'importance des questions de syntaxiques de composition. Mais euh, le problème, c'est que ce n'est pas un hasard si la discipline d'architecture est aussi fragile et aussi inexistante aujourd'hui. C'est que j'étais étonné en tant qu'architecte, parce que Jean a une formation de philosophe, mais moi, malheureusement, j'ai une formation d'architecte à la base. J'ai dû me reformater avec, en passant par l'école des études en sciences sociales, en anthropologie, etc. Donc, pour me, dé, me déniaiser, si on peut dire, d'une de culture des architectes. Et elle continue, elle perdure. Moi, ce qui me fascine, c'est cette perdurance. Cette perdurance, cette résistance. Pourquoi Parce que simplement, le capitalisme est inhérent au matérialisme, qui est inhérent à la question de la production, de, de la quantité. Et pour qu'il y ait de la quantité, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut des types. Et s'il faut des types, ben, il faut les reproduire. Et si on peut les reproduire en faisant que ça ne ressemble pas trop à quelque chose d'autre, c'est bien. D'ailleurs, quand nous voyons les, les projets d'urbanisme que je fréquente du côté de l'Université de Paris, je suis effaré parce que j'ai l'impression d'être dans une des maquettes d'étudiants, mais en grande dimension. Et je me dis, mais où se trouve la. Donc il y a une sorte de glorification, d'auto-satisfaction égocentrée oui, d'un milieu tout petit. Qui ne compte en rien du tout sur les questions de politique urbaine, de stratégie, d'économie tout court et de politique, qui, se, qui est enfermé sur lui-même et ça arrange bien le monde de la production. Or, nous ne pouvons pas, si nous voulons faire un travail sérieux, c'est de regarder le territoire et comme disait Giancarlo De Di Carlo que j'ai fréquenté un petit peu, euh, euh, il faut lire le territoire, hein reading the territory. Et donc il faut lire the euh, territorio il faut le comprendre. alors c'est là-dessus que je me suis posé dès le début, parce que les solutions qu'on nous proposait étaient tellement arbitraires, tellement élémentaires, tellement grossières, et qu'elles continuent. Hein Elles continuent à être enseignées encore aujourd'hui à cette heure-ci, en ce moment même. À 17h22, ça continue, eh bien, les, les approches phénoménologiques, les approches euh, comme dire, de compréhension des territoires de complexes ne, euh, sont à peine balbutiantes. Et pourquoi nous avons une épistémologie sans structure, sans cohérence Nous n'avons pas de, de science, justement. Et c'est ça le problème. Donc évidemment, Guedes, euh, ça remonte à loin, mais Vitruve, c'est encore plus lointain. Et pourtant, euh, franchement, nous sommes toujours dans la même. Euh, de, bah, ce, cette pandémie va nous aider à prendre conscience que nous sommes mortels. Et ça, peut-être, ça va nous aider. Oui, c'est pour ça. Journée, espace de vie. Hein, mais euh, je vous invite encore une fois parce qu'on a abordé un peu tous ces sujets ce matin. Moi, j'avais un, une envie euh, euh, précise en ce moment. Je voudrais écouter jean athalie <laughs> qui a. Jean, est-ce que tu es là encore Oui, je suis là. Parce que euh, tu as euh, fait l'intervention, Jean, euh, un premier ce matin, et, et tu as eu euh, la résistance et l'intérêt, encore la curiosité de nous suivre jusqu'à la fin. Euh, est-ce que tu as changé d'idée par rapport à, à, à ta vision occidentale Ou ça s'est renforcé comme euh, les, les, les bastions et les <coughs> fortifications <laughs> Moi, j'ai plutôt envie de, de parler du sentiment que me laissent vos différentes interventions, euh, alors que j'ai parfois du mal à suivre, n'étant pas italophone, hélas, euh, mmh. mais euh, je suis très frappé par euh, une très grande différence de culture de l'espace public entre la France et, et l'Italie. Euh, l'espace public euh, euh, en France est, est abordé de façon euh, abstraite, euh, générale. Euh, l'espace public est certes investi euh, de toutes sortes de valeurs euh, euh, civiques. Euh, républicaine, mais euh, cette valorisation euh, politique euh, fait le lit euh, d'une approche très abstraite, très générale et finalement très confuse. Je suis frappé, et ce n'est pas le premier euh, colloque euh, italien que je suis, je suis frappé par euh, l'aptitude euh, de En tout cas, des des Italiennes et des Italiens qui s'expriment sur le sujet, d'une grande aptitude à aborder les choses de manière concrète. C'est-à-dire que euh, l'espace public, c'est tout de suite un espace investi localement par euh, une communauté, par un quartier, par un groupe de gens. Et je trouve que cette approche est extrêmement féconde. Euh, parce que euh, c'est cette approche là qui permet euh, de préfigurer des transformations à la fois dans la réalité spatiale et, et sociale des choses mais aussi dans la manière de les comprendre et, et d'en avoir l'intelligence voilà. donc euh, euh, voilà pour moi c'est c'est vraiment euh, une différence entre nos deux pays, différence de culture. Et euh, moi, je me, ce sentiment, je l'ai depuis longtemps, puisque je me souviens, euh, moi qui suis euh, plus âgé, je me souviens, par exemple, de l'onde de choc qu'avait été le printemps de Bologne en 1977, hein, où déjà cette question de l'espace public euh, se trouvait posée d'une toute autre façon que en france voilà. donc je pense que le colloque d'aujourd'hui est une est une contribution de plus à cette culture de l'espace public ce matin je parlais en me référant à Bactine de la place publique justement pour éviter l'abstraction du vocable français de l'espace public alors euh, je, je, ne, je ne condamne pas euh, la conception française de l'espace public, j'ai plutôt là une position politique. Je trouve que cet espace public, euh, au nom des délégations de services publics, est de plus en plus largement investi par euh, l'entreprise euh, capitaliste et j'y vois une spoliation euh, des droits que nous avons tous sur cet espace. Ça, hélas, je ne suis pas sûr que euh, nous soyons les seuls en France à subir cette spoliation. Oui, merci, euh, Jean. Je, je me permets, comme c'est très intéressant ce que tu viens de dire, je me permets un instant de, de traduire euh, d'une façon assez succincte. Euh, euh, Secondo la, la visione della giornata che ha avuto Jean Attali, eh, ehm, c'è una, una buona differenza, un, uno scarto importante tra il modo in cui si tratta lo spazio pubblico, si, si guarda lo spazio pubblico in Francia e in Italia. E quello che ha notato uh, è che eh, in Francia c'è una visione un po' più astratta, una visione dello spazio pubblico che sì, guarda molto gli aspetti dei valori civici, eh, politici, però resta su un piano che è ancora molto generale, che è specialmente astratto. Quello che ha visto nelle, negli interventi di oggi... E eh, non l'ha visto solo oggi, perché anche in altre occasioni in cui ha assistito alle conferenze eh, piuttosto fatte da, da italiani, con, con punti di osservazione che venivano dall'Italia, si è reso conto che invece. Noi abbiamo, noi mi ci metto eh, tra gli italiani, anche se io non, magari non sono tra i più concreti che conosca, però <ride> noi italiani abbiamo, abbiamo questa, questa tendenza a, a guardare lo spazio pubblico nella sua dimensione più concreta, eh, nel senso di, di cercare di capire eh, come investirlo eh, nei fatti, come, come eh, prefigurarne eh, realmente. Le trasformazioni. Per questo lui stamattina ha citato Batkin che parla di plus, quindi di, di spazio, eh, nel senso di posto, posto pubblico, piuttosto che di spazio, perché non voleva che si restasse su questo piano così molto, molto generale. Poi eh, è vero che c'è da dire, eh, ha continuato concludendo che. Quello che invece ci accomuna un po' tutti, purtroppo, e non soltanto l'Italia e la Francia, ma un po' tutto, tutto il pianeta, è il problema della spoliazione, della pauperizzazione della, della, degli spazi pubblici che sono uh, in mano a delle, uh, delle grandi holding capitalistiche. Quindi, uh, noi abbiamo perso completamente la, la, la ricchezza del valore dello spazio pubblico, rischiamo ancora di, di perderla ancora di più. Je ne sais pas s'il y a des, des, des réactions par rapport à ce que Jean-Athélie vient de dire. Moi, j'avais juste envie de, de dire, Jean, euh, oui, je suis d'accord euh, avec toi. Euh, euh, comme tu sais, euh, ces dernières années, je me suis, euh, beaucoup, je me suis consacrée beaucoup euh, aux questions turinoises. Parce que euh, je voyais euh, des réponses, tu as raison. Je, je voyais des réponses concrètes, même si quand je parle avec les Turinois, ils me disent bah, ⁇ pas du tout, il n'y a pas de réponse, ils sont tous malheureux, ah non, c'est pas assez, on n'est pas content, on ne fait pas bien, etc. ⁇ C'est ce qui est normal aussi, quelque part. Mais euh, euh, tu as raison, Jean, parce que j'avais un peu envie de, de, euh, de voir ce micro, cette, cette petite trame. Euh, travailler euh, dans ces différences, dans, 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 euh, dans, dans, dans ces difficultés même, euh, dans, dans ces fractures, dans ces fragilités, mais j'avais envie de, de voir comment cette fragilité se recomposait dans euh, des situations en, en évolution finalement, euh, que je vois intéressantes, même avec toute la critique que les Italiens peuvent avoir envers eux-mêmes, parfois même excessive. Euh, j'ai je, je commencé à suivre euh, la situation turinoise justement euh, pour cet aspect plus concret, peut-être lié à une nécessité euh, plus importante, une urgence de trouver euh, des solutions dans l'espace public qui a été toujours bon, dans notre culture un autre espace de vie. Je ne sais pas si je dois le traduire en italien, je ne le saurais faire plus. Est-ce que je peux ajouter quelque chose Oui, 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 Jean. Je pense que uh, la question de, de la petite échelle uh, peut être trompeuse. Parce que, en réalité, peu importe que l'espace soit plus petit ou plus grand, la question qui me semble posée, c'est la question de ces espaces euh, intermédiaires, interstitiels, intervalaires, incertains dans leur statut, dans leur affectation dans leur potentiel. Et donc, euh, que cette incertitude ou que ces intervalles, euh, on les trouve plus facilement dans de petits espaces, sans doute, mais leur vocation, leur aptitude, c'est justement d'élargir euh, cet espace entre ce qui est réputé privé et ce qui est réputé public. Il y a euh, alors euh, Sylvana euh, euh, et nombre de tes proches collègues ont travaillé ces dernières années sur les espaces communs. Ce qui est passionnant dans l'espace commun, c'est que il n'a pas dans le droit français droit de citer et il n'a en Italie droit de citer que dans le contexte de contrat particulier entre des administrations municipales et des associations de citoyens. C'est bien la marque qu'on est là dans un espace prospectif, expérimental, euh, où se, se jouent des questions de très grande importance hein, qui visent à surmonter cette opposition figée entre l'espace privé guard domestic e l'espace di partage sociale. Uh, sì, uh, io vorrei, vorrei tradurre un, un momento questo scambio perché penso che possa interessare un po' i ricercatori italiani che sono rimasti con noi. Quello che io dicevo è che, che sì, in qualche modo ero d'accordo con questo punto di vista di Jonathan e che diceva sì, questo aspetto più concreto l'ho riscontrato anch'io dopo 15 anni in Francia. Mi sono uh, rivolta, da un punto di vista del, del terreno della ricerca, di nuovo all'Italia. Ho cominciato a, a guardare di nuovo l'Italia, specialmente Torino. E per quanto tutti i torinesi potrebbero contraddirmi in questo momento e dire «No, non si fa niente, siamo disperati, no, ma siamo tutti quanti, eh, aspettiamo che, che, che le cose avanzino eh, in modo eh, più concreto», e in realtà questa concretezza io la vedo. E parlavo di questa, di questa trama leggera, eh, di questi piccoli interventi che, eh, che fanno una, una diversità e questa diversità la trovo molto interessante. E, e Jean mi dice però non, non, non bisogna, mi risponde, non, non bisogna lasciarsi eh, tromper, eh, come si dice, ingannare. Grazie, non bisogna lasciarsi ingannare eh, da, da questa osservazione della scala, cioè della, della, del dettaglio della, della piccola trama della, della, del piccolo intervento. Perché in realtà quello che è interessante è la dinamica, cioè quello che avviene tra. tra. In questi spazi che sono gli spazi che abbiamo detto oggi, gli spazi intermedi, gli spazi di intervallo, gli, gli spazi eh, ibridi, abbiamo chiamato in diversi modi, che, hanno, che, che sono diversi per il loro statuto, per la, 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 la loro affettazione, cioè per quello che, 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 che succede, gli usi, le, le, le pratiche che ci stanno dentro, per il potenziale che possono avere, e mh, che sono uh, un, un campo. Uh, uh, immenso di, di investigazione perché possiamo allargare uh, proprio questo spazio che sta tra la dimensione pubblica e la dimensione privata. Gian uh, ha ricordato che, che da anni mi occupo di questa questione del, dello spazio comune e dice che secondo lui è proprio lì in questo momento la chiave per poter immaginare eh, un futuro diverso in qualche modo perché eh, lo spazio comune in Francia non ha diritto di cittadinanza, dice lui, e in Italia se lo ha, lo ha all'interno di patti di collaborazione. Poco fa si, si citava l'Absus, per esempio, all'interno di patti di collaborazione tra l'amministrazione e eh, la cittadinanza che fanno di, 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 di questi spazi degli spazi atipici in qualche modo, quindi non siamo ancora arrivati a quel livello che sarebbe interessante in cui questa separazione tra spazio pubblico e spazio privato lasci il campo a una maggiore esplorazione dello spazio comune, invece un maggiore uso dello spazio comune. Io volevo provare a integrare queste osservazioni che ritengo molto interessanti sulla differenza anche di scala. In realtà io non sono proprio sicuro che sono d'accordo su quello che diceva Gian sulla dimensione dell'approccio, evidentemente è quello che fa la differenza, però non sono neanche così sicuro che non sia neanche un fatto di scala perché eh, diciamo, le riflessioni che abbiamo visto oggi pomeriggio sulla piccola scala spazi libri, di spazi ibridi, quelli di comunità, quelli condivisi, in realtà risulta paradossalmente più semplice rispetto a, a, agli grandi spazi pubblici a grande scala. E per esempio su quelli eh, la, la crisi pandemica ci cioè ha posto degli interrogativi enormi ai quali ancora non abbiamo risposto. Cioè le risposte che l'urbanistica e anche le scienze sociali hanno prodotto sono quasi tutte rivolte alla piccola scala, non soltanto eh, come fattore di analisi, ma anche come fattore di intervento. Immaginiamo, eh, cioè, ricordiamoci dei, dei progetti della come ride, ridefinizione della dimensione urbana del quartiere, come unità minima di sopravvivenza eh, in condizioni estreme. E, e, ma in tutto questo, gli spazi, i grandi spazi pubblici che hanno fatto la storia delle nostre democrazie come luoghi della rapp rappresentazione del... Del, della democrazia in alcuni casi che fine hanno fatto. Eh, questo è un problema probabilmente di scala e anche di approccio, però al quale credo che in pochi al momento eh, stiano provando a dare risposte. Quindi eh, non sono sicuro che non sia anche un fatto di scala eh, o quantomeno la dimensione della grande scala e lo spazio pubblico rimane una questione aperta a mio parere. È tanto in Francia quanto in Italia, da questo punto di vista no, non vedo differenze. Eh, sì, Vincenzo, o oh, 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 mi sbaglio? Vincenzo, sì, sì. Vincenzo, okay. Vincenzo uh, vuoi, visto che il dialogo è cominciato con una di lì, vuoi tradurre tu stesso? Vuoi che lo faccia io, in, 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 che ti massacro un po' perché magari... No, se però fai che lo fai tua. <ride> <ride> non vorrei però che, che, che dicessi cose. Uh, Jean, Je vorrei uh, tradurre l'intervenzione di Vincenzo perché, qualche parte... Euh, sollicite euh, euh, peut-être une réponse de ta part, c'est qui me, qui me donne beaucoup de curiosités franchement. Et, euh, il dit oui, il est d'accord avec toi. Oui, d'un côté c'est vrai que... Ce n'est pas une question d'échelle. Et de l'autre côté, oui, c'est vrai que c'est une question d'échelle. J'aime beaucoup, c'est ce, mon, mon point de vue, j'aime beaucoup cette question posée de cette façon par Vincenzo. Oui, ce n'est pas une question d'échelle, mais c'est une question d'échelle. Et je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord moi aussi. Il dit que la, la crise pandémique... À poser des questions immenses. C'est vrai, il nous a submergés. Et euh, parce que euh, il aurait fallu faire des interventions gigantesques. On ne pouvait pas. Donc, les exemples qu'ils ont, qu ont montrés aujourd'hui, c'était des exemples de, à la petite échelle, justement. Parce que c'était l'échelle à laquelle on pouvait, pour l'instant, donner des réponses. Euh, on a parlé, euh, c'est pas par hasard, hein, qu'on a parlé ces derniers temps, justement en temps de, de pandémie, euh, de l'espace de quartier. C'est l'espace, disons, gérable, euh, quelque part. Mais euh, qu'en est-il des grands espaces publics, les, les grands espaces euh, qui ont fait l'histoire de la démocratie, si on veut, euh, auxquels on s'identifie, justement euh, Là, il y a des, des, des immenses questions auxquelles on n'a pas euh, encore trouvé euh, des réponses. Là, peut-être c'est une question d'échelle quelque part, c'est une question d'approche, c'est une question ouverte. J'espère tradotto traduit plus ou moins bien. Sylvana Si. Posso aggiungere Mi sentite Si, et vediamo anche la tua mano. <ride> Io volevo aggiungere così, poi magari Gian reagisce tutto insieme rispetto a questo tema della concretezza. In realtà, questo rapporto dialettico tra questioni politiche e anche un po' più astratte. Di giustizia, di valori e principi che ispirano le scelte di organizzazione politica che determina le trasformazioni spaziali, versus cosa facciamo qui in questo spazio adesso per rispondere a un bisogno concreto espresso da Pippo, Giuseppe e Sabrina, okay, cioè questi due livelli estremi, in realtà. Dentro i processi di ricercazione, cioè parlo per, per quella che è la mia esperienza di lavoro sul campo, uno dei segreti per rendere questi processi fecondi è di muoversi in modo disinvolto toccando questi due estremi. Perché se si rimane troppo a livello di, dei bisogni di Sabrina Giuseppe, non mi ricordo chi è, e Pippo. È chiaro che non si intercettano molte altre persone che invece hanno un desiderio, eh, diciamo, più, più ampio, obiettivi più ampi. Cioè la, la disinvoltura con cui ci si muove tra i livelli permette di generare processi che hanno una grande base civica e un coinvolgimento, e che quindi poi portano anche a trasformazioni spaziali importanti, perché poi si tratta di trovare le risorse, di, sia eh, economiche ma anche proprio il capitale umano che poi si prende cura. Des espaces et des processus. So si si euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou J'essaie de faire une traduction. Euh, Jean, toujours, tu as soulevé une question. Jean, tu es, es, es coupable, soit, d'avoir <laughs> soulevé une question qui, qui, qui a fait démarrer un grand débat. En fait, euh, c'est Laura qui voudrait euh, revenir sur la question du fait d'être concret. Euh, oui, c'est important et au même temps, elle aussi voit euh, euh, la coexistence de, de, de deux positions. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une dialectique entre les questions des principes, euh, les valeurs euh, comme système à la base euh, des, des, des interventions et de l'idée qu'on a des espaces publics versus des questions extrêmement concrètes du genre, elle dit euh, euh, qu'est-ce qu'on fait de cet espace selon les envies de Pippo, Sabrina et je ne sais plus qui, uh, Grazia <laughs> et, et alors dans elle dit de, de son point de vue dans le processus de, de recherche action dans lequel elle se trouve souvent euh, actrice euh, et, euh, en tant que chercheur, euh, c'est très important de, de pouvoir bouger euh, aisément avec beaucoup de désinvolture, hein, <laughs> de, 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 de pouvoir bouger d'une façon flexible entre ces deux polarités. D'un côté, de pouvoir accueillir les désirs, effectivement, et les besoins des habitants, et de l'autre côté, de respecter, euh, d'aller chercher même. Euh, les désirs qui ne sont pas exprimés, d'autres qui, qui, qui seraient effectivement représentés plus facilement par euh, un système des valeurs qui serait appliqué. Donc, quelque part, il y a une coexistence euh, pour pouvoir euh, générer de, des processus euh, dans lesquels euh, on peut enrichir même le capital humain. Donc, aller chercher une base qui soit la plus large possible d'acteurs euh, prêts à pouvoir euh, participer, à intervenir. Euh, je, veux, je veux bien répondre euh, brièvement sur cette euh, discussion sur l'échelle. Euh, bien sûr que euh, quand on s'intéresse aux questions d'architecture, d'urbanisme, de paysage, on doit se saisir de toutes les échelles. On ne décide pas de camper sur une échelle en excluant les autres. Mais je pense qu'il est important de prendre la mesure du fait que les échelles ne sont pas simplement des échelles spatiales, ce sont aussi des échelles dans le raisonnement et des échelles dans l'action. Nous sommes en France dans un pays où la force de l'État a imprimé sa marque sur l'ensemble du territoire en donnant une importance majeure jusqu'à aujourd'hui aux grandes structures, aux grandes infrastructures. Et dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, on voit très bien que l'État continue de revendiquer une sorte de monopole de l'action et se trouve... Infirme dès lors qu'il s'agirait de confier une part de la responsabilité publique à des collectivités territoriales. C'est un problème majeur. Alors, je parlais ce matin de cette ville que je connais bien, qui est Dunkerque. Dunkerque a connu une flambée épidémique exceptionnelle, plus grave que n'importe où ailleurs en France. Et le maire euh, souhaitait euh, que des mesures particulières soient appliquées à Dunkerque pour faire face à cette situation exceptionnelle. Eh bien, on le lui a refusé. Pourquoi Parce que le traitement de la crise pandémique a été un traitement étatique et préfectoral et jamais un traitement qui appellerait les collectivités, quelle que soit leur taille d'ailleurs, à exercer des responsabilités qui leur soient propres. Voilà. Donc, euh, c'est une véritable par paralysie euh, dans l'action publique qui est liée à la prééminence de ces structures de grande échelle euh, qui euh, continuent de nous faire raisonner en matière publique euh, euh, uniquement à partir de l'État ou uniquement à partir des instruments de l'action de l'État. Donc je pense oui. que la, la question pandémique, elle est, elle est extrêmement éclairante sur ces différences de culture. C'est une polémique. Attends attends c'est un instant. Une polémique qu'on a exactement en Italie. Ça c'est intéressant. Moi, Marianita, si tu veux, je voudrais euh, juste traduire et te laisser intervenir. Euh, Uh, allora, sì, evident evidentemente dice Jean, uh, bisogna in un progetto prendere in conto tutte le, le scale. Io, tra parentesi, ricordo che Jean Attali è l'autore di Le plan et le détails quindi eh, sicuramente è uno, è uno che ha, ha, ha a cuore tutte le scale, quindi questo lo garantisco per lui. E dice però, eh, le scale non, sono soltanto una, no, non riguardano soltanto una, una questione spaziale, ma riguardano anche una delle questioni eh, che, 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 che riguardano, lo ridico, l'azione e la riflessione. Lui dice in Francia cosa, cosa sta succedendo? Uh, la forza del, dello Stato su, sull'insieme del territorio è, è talmente eh, importante che tutto è strutturato per grandi infrastrutture, grandi interventi eh, eh, e eh, lo Stato continua a rivendicare un monopolio dell'azione. Eh, quindi eh, per, per lo Stato eh, condividere. Eh, una parte della responsabilità pubblica con delle collettività territoriali, come abbiamo visto negli, negli esempi di, di lapsus, dei fatti di collaborazione, per lo Stato in Francia sarebbe impensabile, tra parentesi, ragione per la quale ho cominciato a studiare piuttosto Torino, chiudo parentesi, dice eh, un esempio per, eh, può essere. Quello che è successo a Dunkerque eh, in questo periodo di, di pandemia, cosa è successo? C'è stato a Dunkerque un picco epidemico spaventoso, un numero di casi esorbitante, molto più che nel resto della Francia. E allora eh, il, il sindaco, il prefetto hanno, hanno richiesto delle misure particolari. Ebbene, è stato risposto che non era possibile, lo Stato ha rifiutato perché eh, lo Stato ha giudicato che eh, il trattamento eh, rispetto alla pandemia debba essere applicato sull'intero territorio e quindi mm. non, non rispettando le specificità, non specialmente delegando, questo è il punto. Eh, quindi non, non chiamare le collettività territoriali nel processo di decisione è questo uh, un punto che, che, che denuncia una, una grande fragilità uh, della, de dello Stato francese perché si, si manifesta sotto forma di paralisi. Uh, del, del, Dell'intervento dello Stato alla fine, quindi è, è anche controproducente. Uh, scusami, ecco, Marianne, intanto per tradurre. Beh, velocissimo, um, volevo dire: stavo suggerendo il fatto che in realtà se c'è una differenza fondamentale tra Italia e Francia è proprio la relazione territorio-Stato. Quindi, se c'è veramente una differenza radicale entre France e Italia, c'è bien la relazione tra età e Territoire. Euh, et je pense que du coup, c'est l'échelle qui nous manque, même si maintenant tu viens de la réintroduire, euh, Jean, qui est en fait l'échelle du politique et qui euh, n'est ni une question d'approche dans le sens de l'approche de l'observation et construction des objets, ni celui de, de la, de, du territoire, mais qui est celui de l'échelle politique et donc euh, des questions de, de, de prise en main. Alors ça fait le lien avec la question bien sûr de la prise en main des territoires, la prise en main d'une crise. Et en fait ce que effectivement l'État français ne tolère pas, euh, c'est le fait que de, de reconnaître que la portée de l'intérêt général le dépasse et qui elle peut, que, que l'intérêt général peut être porté par des entités bien plus petites comme par exemple un individu. Euh, et ça, on le voit exactement, on le voit dans l'analyse directe de ces espaces communs, euh, infra, hybrides, spontanés. Voilà, euh, les exemples mmh. italiens euh, cassent complètement cette logique. Elle la casse complètement parce que l'Italie n'est que une. Hybridation constante entre légal et illégal, euh, formel et informel, si on veut utiliser des catégories que moi je veux bien dépasser, mais qui de fait sont descriptives. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et, et du coup, il y a, y a une. Il y a une force de ces. J'ai montré brièvement le livre de Michel Ager, "Vivre avec des épouvantails" qui a été écrit justement pour réfléchir sur la crise sanitaire. Et un passage intéressant pour quelqu'un comme lui qui est euh, euh, extrêmement euh, euh, intéressé à reconnaître des, des questions de biopouvoir et en reprenant les questions euh, de Agamben, donc euh, qui sont aussi bien connues à, à l'Italie. Euh, il, il, il est intéressant le passage dans lequel on, on réfléchit au fait qu'il y a toute une, une partie de int des intellectuels et, et, et chercheurs euh, critiques qui ont vu arriver la pandémie comme étant quelque chose de construit, de, de médiatique, euh, pour ensuite revoir cette position et se dire, bah, en fait, il y a quand même des choses à, à, à faire et à prendre en compte. Et où est-ce qu'on on est réussi, par, le, par quel biais on est réussi à sortir de cette vision plutôt biopolitique qui est toujours existante, hein, parce que je pense qu'elle elle est quand même transversale dans ce qu'on vit, et bah, c'est à regarder des situations dans lesquelles c'était des collectivités petites qui revendiquaient les dispositifs d'autocontrôle, de distanciation euh, et de protection. Donc, oui, oui. c'est ça qui est intéressant. Donc, voir que finalement, euh, il y a aussi des formes de discrimination. On l'a vu avec le Brésil, euh, dans le cas où le non-respect de la part de l'État, euh, en tout cas des figures politiques, le, le non-respect euh, des gestes barrières et tout, a été une occasion de revendication, de la prise en main par les citadins. Dès leur, euh, dès leur autodéfense, en fait. Et, et donc, voilà, je, je, je pense qu'effectivement, une des, 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 des grandes apports de, de, de la journée, c'est aussi ça. c'est de, de, En fait, ça confirme l'intérêt d'une échelle d'observation de réflexion, tout en regardant des différences qui sont structurelles entre la France et l'Italie, qui sont, à mon avis, en particulier dues à la question de l'échelle politique et de la relation État et territoire. Oui. Il y a Patrice qui attendait. Oui, je vous m'entendais oui. oui, oui. Alors, je trouve que évidemment le sujet mis sur la table par Jean est tout à fait la clé. C'est vraiment le problème. Alors, moi, je formule un petit peu différemment, euh, sachant que j'ai une expertise, on peut dire, vécue, pragmatique, j'aurais euh, émotionnelle, euh, d'italien et de français à la fois. Donc, euh, je ne sais pas vraiment qui je suis, mais je peux, vous, je peux vous parler de ce problème de schizophrénie. Il y a, euh, lorsqu'on lorsqu étudie les, les situations, bon, on parle d'échelle, mais on ne parle jamais de niveau de niveau euh, systémique, c'est-à-dire que dans un lieu, quelle que soit l'échelle, si vous êtes au niveau continental, au niveau national, au niveau régional, au niveau communal, au niveau euh, d'un quartier ou même d'une maison, les phénomènes, par exemple, climatologiques sont toujours là. Par exemple, la pluie, les grands vents dominants, les, les changements climatologiques touchent l'intercontinent, mais ils touchent aussi localement, un territoire, et jusque dans le, la, la partie d'une maison, où on retrouve ces mécanismes. Il en va de même pour les questions anthropologiques. Donc au niveau systémique, il y a les problèmes de l'histoire, des problèmes de société, d'anthropologie contemporaine qui sont reliés à, à, à la sociologie, à la psychologie.